qualche braccio. Purtroppo. Da zio dice, non voglio fare lo zio. Allora, salve a tutti, benvenuti a Casa Pound, benvenuti per questo secondo confronto qui nella sede di Casa Pound fra Simone Di Stefano e alcuni dei più importanti o comunque dei più noti giornalisti televisivi italiani. Avrete sicuramente seguito il primo appuntamento con Enrico Mentana, insomma, seguitissimo sia dal vivo che in rete, insomma, ha fatto molto discutere. Oggi siamo qui con Corrado Formigli per questo secondo appuntamento di una peraltro lista ancora più lunga, che vedrà altri famosi giornalisti televisivi venire qui a dibattere con Casa Pound, perché è importante dibattere di politica, di informazione, degli intrecci tra politica e informazione. E lo diciamo perché poi l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto anche nel comunicato, insomma, sono incontri che abbiamo pensato anche con una punta, se vogliamo, di polemica, perché riteniamo che, insomma, forse qualche sforzo per invitare maggiormente Casa Pound in televisione sarebbe possibile. Ovviamente ogni professionista della TV fa i suoi ragionamenti, i suoi calcoli su chi invitare e chi no. Si può benissimo dire che Casa Pound non faccia notizia. Non ci sembra che sia così, perché di Casa Pound si parla molto, con Casa Pound si parla molto poco, quindi volevamo colmare un gap in qualche modo e dimostrarci per quello che siamo, insomma, un luogo in cui il confronto con tutti è sempre libero, anche se rispetto a Formigli ci ricordiamo di un formidabile duello televisivo con Simone, che è diventato in alcune sue domande anche piuttosto virale in rete. Il confronto di stasera si strutturerà con un meccanismo che proprio in televisione alcuni di voi, insomma, avranno già visto, quello di commentare delle foto, quindi strutturare il dibattito a partire da delle immagini significative della contemporaneità che i nostri ospiti andranno a commentare. Prima di entrare nel vivo di questo meccanismo, magari forse è il caso anche di interrogare i nostri ospiti sul senso di questo tipo di incontro. Quindi faccio magari prima una domanda interlocutoria sia a Formigli sia a Simone sul senso di questa serata. Allora, Corrado, Mentana per venire qui ha avuto lo striscione della sinistra antagonista che lo contestava. Non so perché non, a te non l'hanno fatto, se mi sembra strano che faccia meno scandalo, insomma, la presenza di Mentana rispetto alla tua, che pure hai una, al di là del tuo percorso professionale, hai anche una identità politica abbastanza chiara, insomma. Quindi insomma, al di là della battuta sullo striscione, qual è secondo te il senso di una serata come questa? Infatti un po' rosicato che a me non me l'hanno fatto lo striscione, questa è la verità. Questo è chiaro. No, il senso è molto semplice. Innanzitutto dovete sapere che il tema fondamentale si è posto tra un sacco di miei amici, colleghi, persone che mi hanno telefonato: ma sei pazzo, vai a Casa Pound, illegittimi, quei fascisti. Questo è successo, no? Ma insomma, intanto io faccio il giornalista e sono curioso come una scimmia, e quindi io sono curioso di vedere il posto dove state. Mi hanno detto che qui ci sono 18 appartamenti di persone che vivono qua, mi hanno spiegato che non sono immigrati, sono
sono italiani, sì, giusto? Assolutamente sì. Che questo è un posto occupato, ero curioso di vedere chi c'era, ero curioso di vedere le fotografie, ero curioso di vedere voi, di incontrarvi. Io faccio il giornalista, sono curioso di ciò che è diverso da me. Sono curioso di sentire cose lontane dalla mia cultura, dalla mia esperienza, dal mio vissuto. E questa è la prima questione. La seconda questione è che sono profondamente convinto che quest'aura di censura, di illegalità che in qualche maniera vi circonda sia fuori luogo. Siete esattamente dentro il gioco istituzionale, dentro il gioco democratico, siete candidati alle prossime elezioni a Ostia, per esempio, quindi non mi risulta che il Viminale vi abbia messo fuori legge. Quindi se non siete fuori legge per il Viminale, perché chi sono io per determinare, per decidere che voi siete fuori legge? Quindi per me voi siete parte del gioco democratico e poi ne parleremo, però ci dovete stare nel gioco democratico, ci dovete stare fino in fondo. Ma questo, diciamo, è un argomento polemico che utilizzeremo magari dopo. E questa è la seconda ragione per cui io voglio stare qua. La terza ragione è perché il confronto democratico è il sale della nostra civiltà, perché da posizioni opposte può nascere qualcosa, perché bisogna conoscersi e guardarsi negli occhi per capire chi siamo, perché io sono sicuro che molti di voi avranno un'impressione di me molto diversa da quello che io sono davvero, così come io ho un'impressione diversa di voi rispetto a quello che poi mi apparrete, vi mostrerete, diciamo, guardandovi negli occhi e guardandovi in faccia. Quindi vedersi, incontrarsi, serve a superare i pregiudizi. Queste sono le ragioni per cui sono qui, molto, molto semplicemente. Quindi un applauso alla vostra operazione di comunicazione, molto paracula, molto intelligente. Il confronto, tappezzato. Mia figlia sta in questo momento, vive in Colorado per 6 mesi e mi ha scritto: "Babbo, ma vai dai fascisti!" Ci abbiamo una squadra di attacchini in Colorado, peraltro. Esatto. Perché fuori dal suo liceo, che è il Giulio Cesare, diciamo, dove non siete messi male, c'era una marea di manifesti, diciamo, sul confronto, e quindi lei dal Colorado mi ha avvisato che c'era questo confronto. Quindi queste sono le ragioni per cui sono qua, e non farò il papà, non farò lo zio. Mi fa piacere se ci scambiamo anche opinioni molto franche, molto, diciamo, contrastanti. Ripeto, questo è il sale della democrazia, però di questo stiamo parlando, di democrazia, mettiamoci d'accordo su questa parola, grazie. Allora, Simone, gli amici di Formigli gli hanno telefonato, gli hanno detto che veniva a legittimarci. Perché abbiamo invitato Formigli? Perché Mentana? Davvero noi li invitiamo per legittimarci? Davvero vogliamo essere accreditati in un mondo del mainstream che pure contestiamo? Quindi è davvero, come ho letto su alcuni siti, su alcune pagine Facebook, un modo furbo di Casa Pound per in qualche modo, appunto, accreditarsi, ma venendo forse meno alla radicalità che da sempre contraddistingue Casa Pound. Qual è il senso di questi incontri? Sicuramente Casa Pound, dal punto di vista della comunicazione, è sempre stata dirompente, e lo è stato anche in questa occasione. Ci siamo accreditati prima di creare tutta questa cosa, ci siamo accreditati con il nostro 8% preso a Lucca, con il 7% preso a Bolzano, infilando consiglieri comunali qua e là un po' in tutta Italia. Quindi abbiamo fatto un passaggio preventivo prima di lanciare questo, diciamo, ciclo di incontri per conoscere, come se non li conoscessimo poi, i grandi giornalisti televisivi italiani. Ce n'era la necessità perché comunque sia, ripeto, non dico ci sentiamo esclusi, ma in qualche modo ci sembra, come diceva Adriano, che, cioè, di servizi montati su Casa Pound ne passino parecchi, e che ormai anche diciamo i presenzialisti più visti in televisione nominino spesso Casa Pound. Ho sentito l'altro giorno Gomez dire: "Casa Pound ruba voti la sinistra". Si parla spesso di questo movimento, però raramente si vede qualcuno
in grado di esprimere un'opinione seduto lì, o magari di controbattere quello che poi passa nel servizio montato, che di solito è montato sempre con sti violini stonati, pianoforti rotti, è sempre un po' agghiacciante quello che si vede. E quindi serviva la necessità di conoscersi anche fisicamente, anche se poi con Corrado, ti do del tu, ci eravamo conosciuti a Piazza Pulita in una serata abbastanza complessa, poi, perché come dici giustamente, lui vuole conoscere, ma in quell'occasione venni messo seduto lì e tirato giù tre o quattro domande abbastanza formidabili, su cui era anche necessario dare delle risposte. Però questa curiosità non viene capita da chi vorrebbe andare lì magari a parlare di politica, invece si parte subito con la storia. Infatti anche Mentana, quando è venuto l'altro giorno, siamo partiti dal 1919 passando per tutto il fascismo, per finire, cioè, noi vorremmo parlare della contemporaneità, cioè se dobbiamo parlare del fascismo parliamo piuttosto di ciò che è rimasto, non di ciò che è stato, per dire che non ci interessa proprio. Noi siamo oggi qui, come dicevi te, ci candidiamo alle elezioni, chiediamo il voto, casa nostra è aperta a tutti quanti, vogliamo essere conosciuti e vogliamo parlare delle nostre proposte politiche, della storia non ci interessa proprio nulla, però riconosciamo che veniamo da quel filone, per cui per questo c'è sempre stata un'attenzione particolare su Casa Pound. Poi Casa Pound è anche un movimento di strada, per cui siamo per strada da tempo e sai che c'è un'altra fazione politica, quella sì decisamente un po' violenta, fuori le righe, che prende il pretesto dell'inaugurazione di una sede di Casa Pound sempre per assaltare, per arrivare, per fare, per dire che i fascisti vanno appesi, che bisogna chiudere le sedi dei fascisti col fuoco, che bla 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 bla. E quindi si crea sempre questa attenzione, e mentre altri movimenti politici, magari qualcuno a volte si fa passare, diciamo così, che arrivino questi al centro sociale, rovescino il banchetto per strada o picchino i vecchietti della Lega magari o di noi con Salvini che stanno a fare il banchettino nel quartiere, quando vengono da noi, noi non ci giriamo dall'altra parte e ce ne andiamo, ma restiamo lì a tutelare il nostro diritto di tenere la piazza come tutte le altre formazioni politiche italiane. Quindi da qui nasce il grande problema dell'esistenza di Casa Pound, del fatto che un giornalista debba venire qui ed essere insultato da Tizio Caio Sempronio, ma non solo un giornalista. Io ricordo quando venne Paola Concia qui a parlare della sua visione dell'Unione delle Coppie Civili, e noi parlavamo della nostra visione dell'Unione delle Coppie Civili, appena uscita da qui Paola Concia, deputata del PD, lesbica dichiarata, una dei pochi omosessuali dichiarati in Parlamento, i centri sociali la andarono a cercare per strada al grido di lesbica sei andata a Casa Pound, te menamo, te ammazziamo, così. Quindi questa è la realtà dei fatti. Casa Pound in qualche maniera è, da questo punto di vista, nettamente superiore a quelli che sono i suoi antagonisti diretti. Interrompo subito. Prego, diciamo, l'impostazione un po' vittimista rispetto all'informazione. No. Cioè, allora, quando io mando i miei giornalisti a raccontare Casa Pound, i miei giornalisti non riescono mai a parlare con i militanti di Casa Pound, perché ogni militante di Casa Pound nel corteo ha una precisa consegna, che non può parlare perché deve parlare il suo superiore. A me questa cosa non mi piace. Non mi piace, mi dispiace. E sai perché non mi piace? Perché io so che cosa c'è dietro questa cosa. Voi avete paura che il vostro militante dica una cazzata. Dica che magari gli piace il Duce, oppure che Hitler ha fatto pure delle cose positive. No, però su Hitler, spero che su Hitler ti contieni un po' stasera, insomma. E allora la cosa, allora voi dovete, secondo me, accettare il fatto che i vostri militanti parlino con l'informazione, con la stampa, perché questa gerarchizzazione estrema che avete poi fa incazzare pure i giornalisti che fanno il pezzo, perché appena uno va a parlare con un ragazzo gli arriva qualcuno che lo tira per il colletto e dice no, tu devi andare a parlare con Di Stefano, no, tu devi andare a parlare con Iannone, e questo non va bene. Perché questo non avviene negli altri partiti. Allora, siete dentro il gioco democratico, abbiate il coraggio di far parlare anche i vostri militanti, no? O avete paura di quello che diranno? Allora, poi, quando tu hai questo atteggiamento, è evidente che, al contrario di quello che avete fatto stasera, o che avete fatto con Enrico, che farete, c'è un'apertura invece intelligente, diciamo, al dibattito, lì sembrate una falange. E quindi chi vi racconta viene esattamente confermato nei propri giudizi o pregiudizi. Allora, ti dico, i ragazzi hanno questa direttiva di non parlare con i giornalisti,
cioè, forse magari poi si sblocca questa cosa, in quanto non ospitati, cioè se qualcuno avesse ospitato, tu l'hai fatto una volta, sì, tanto tempo fa, col sottoscritto. Quante volte ci ho provato? Guarda che non è facile trovare persone che si vogliono confrontare con voi, No, questo lo so benissimo, io lo so, lo so ogni volta, soprattutto in campagna elettorale, io ho questo problema, non riesco a fare il dibattito pubblico perché ogni volta che c'è qualcosa... Ma non è la campagna elettorale, è la pregiudiziale antifascista. Beh, io ho parlato te lo dico, sto parlando sinceramente. Mi pare sia la tua puntata sia quando andai da un'altra parte, non mi ricordo, mi trovo sempre Furfaro, no? Furfaro è quel bel ragazzetto di fondazione. Furfaro. Furfaro, quello che è. E c'ho sempre lui davanti e lui è sempre tutto così, capito? Viola, mi guarda con quell'odio. Beh, mi capita sempre lui, forse perché lui accetta dicendo, mo questo vi faccio vedere io. Però effettivamente sì, c'è chi si è ritirato. Ti dico, i ragazzi hanno questa consegna perché noi abbiamo deciso che se non c'è un'ospitata in serata in cui, cioè se Simone Di Stefano fosse presente qualche volta a Piazza Pulita a parlare, poi Piazza Pulita non avrebbe nessun problema a parlare con tutti i ragazzi, anche se spesso la paura è che tu in un corteo di 10.000 persone intervisti 100 persone e poi ti vai a capare quello che ha detto la follia, no? Perché si chiama informazione, libertà di informazione, l'opposto di questo si chiama censura, cosa preferisci? Sì, lo so Corrado, però poi come ti dico, il servizio fatto che poi su 20 esce solo il matto che dice la follia, i violini stonati, i pianoforti rotti, ti crea un'immagine che se non c'è poi la controparte in sala che può dire no, guardate, vabbè, avete visto questo e questo, ma poi... In realtà è così e così e così. Però mi ricordo proprio quella puntata di Piazza Pulita, fu il corteo di Salvini, che c'era il tuo giornalista che riprese tutto quanto il corteo, fece le domande, la gente più o meno rispondeva e poi alla fine io ero lì presente in sala, avevo fatto anche delle dichiarazioni io lì in questo corteo. Davo più un consiglio, cioè io do una spiegazione, perché conosco la dinamica dei cronisti e delle trasmissioni, cioè quanto più voi vi chiudete a testuggine, tanto più ottenete un effetto opposto, cioè secondo me bisogna rispondere semplicemente, avere il coraggio di dire le cose che si pensano e questo secondo me costruisce un clima diverso, ma era veramente una mia osservazione, era più veramente un consiglio di comunicazione che altro. Poi è chiaro, tu secondo me dovete un po' fare chiarezza su alcune questioni, ma probabilmente ne parleremo, che riguardano il passato, no? Perché poi sono quelle che pesano, perché poi sai, sul presente tante cose che dite voi le dice pure Salvini, per cui ormai diciamo lo scandalo non è così grande, l'uscita dall'euro, il rifiuto diciamo dell'Europa così come adesso, sono temi che se prima erano temi come dire vietati, oggi sono temi correnti, però sul passato, proprio il passato che a voi vi dà tanto fastidio, voi dovete fare secondo me un'operazione di verità, i cosiddetti conti con la storia, che forse non avete fatto fino in fondo. No, ma a noi Corrado, il passato non ci dà ben niente fastidio, ma più che dirlo, cioè se io devo aprire ogni conferenza dicendo Casa Pound condanna le leggi razziali, quello che è stato, fu un errore fondamentale del fascismo, diciamo un abominio che ha escluso una parte, una componente viva della nazione che ha fatto la rivoluzione insieme a Mussolini, perché la comunità ebraica ha espresso caduti, marcia su Roma, ha espresso ministri, ha espresso personaggi fondamentali della cultura legati al fascismo, separarla a un certo punto è stata una cosa orribile, sbagliata, anche dal punto di vista d'ottima, ma posso aprire ogni volta che apro una trasmissione politica dicendo allora guardate così e così, cioè non se ne esce, una volta detta, l'ho detta con te, Simone, se però, in televisione faccio un cartello così. Però Simone, cosa, quando dietro, io, tu ti ricordi, io, guarda, io... Voi forse non mi conoscete abbastanza, ma per il mio carattere io mi confronterei solo con le persone che la pensano in maniera diametralmente opposta a me, perché sennò mi rompo le scatole, mi annoio. Quindi in realtà io, quella volta che tu sei venuto a Piazza Pulita, mi sono divertito e mi sono interessato realmente, no? Anche perché io disapprovo profondamente la vostra idea del mondo, però penso che voi siate un movimento vitale e siate un movimento pulito, cioè... Condanno alcuni episodi di violenza che sono insopportabili secondo me e contrastano con la vostra idea di democrazia, il vostro percorso verso, diciamo, verso l'inserimento di una democrazia, però io penso che voi siate, al contrario di altre forze di estrema destra di cui non faccio il nome, per le quali non mi sarei mai mosso, per le quali non sarei mai andato a dibattere, considero la vostra una forza, diciamo, ripeto, di cui respingo l'idea del mondo, l'idea della società, che però ha diritto di esistere. Lo dico chiaramente, io sono qua perché sono contrario
alla criminalizzazione, sono contrario, io poi personalmente sono contrario a, a, ai reati di apologia, ne parleremo. Quindi sono qui per tante ragioni che voi vi spiegherò. Però quando tu sei venuto a Piazza Pulita, io ti ho chiesto se tu eri fascista e tu mi hai detto sì, sono fascista, hai detto con un certo orgoglio, però non è che il fascismo può essere, diciamo, ripulito dalle leggi razziali così come fosse un piccolo dettaglio di poco conto, così come non possiamo, non possiamo pensare che il fascismo è stato oppressione delle libertà, è stata oppressione della libertà di espressione del proprio pensiero, delle proprie opinioni. Quello che stiamo facendo oggi durante il fascismo non sarebbe stato possibile, i giornali erano tutti sottomessi al regime. Allora quel modello lì è un modello che oggi è insopportabile, quindi quando tu ti dichiari fascista mi devi dire non solo se sei contrario, che però tu eri contrario, saresti contrario alle leggi razziali, ma saresti contrario a qualunque violazione della democrazia, libertà di informazione, libertà di espressione delle proprie opinioni. Allora, qui rientriamo, scusami, nel discorso precedente, se ogni volta devo fare una premessa quando parlo io non ne esco. No, tu, perché tu hai usato le leggi razziali, ma le leggi razziali sono... Se le elezioni non sono per lo Stato totalitario, non sto chiedendo la promulgazione di uno Stato totalitario, non sto chiedendo l'abolizione... Prendiamo atto che c'è una trasformazione di un movimento di estremo destro nel solco della democrazia. Non è una cosa banale, Simone, non è una cosa scontata. No, non c'è. Per molti di voi, non c'è una trasformazione, per molti di noi, voi siete ancora sostenitori di un'impostazione autoritaria. E quindi è bene che tu lo dica e lo ripeta questo, perché invece questo è un punto di partenza. Era questo, cioè uno conoscendo si riesce poi a parlare anche di queste cose, che ovviamente poi non sono il sale, perché, ripeto, mi sembrerebbe assurdo che oggi, a 70 anni dalla fine della guerra, esistesse un movimento che propone A, le leggi razziali, B, lo Stato totalitario, che comunque non fosse stato sciolto di imperio da un ministro dell'interno, per cui è un passaggio che dopo 15 anni di attività politica Casabound dà per assodato. Adesso l'abbiamo detto a te, lo abbiamo detto a Mentana, lo diremo a Porro e Paragone quando verranno anche loro, lo diremo a tutti quelli che passano, però poi non si può ripartire sempre da questa. Sì, ma fate levare i brutti simboli che tanti vostri militanti hanno ancora sul braccio, no? Io ho una M di Mussolini tatuata sul braccio, lì c'è un fascio, lì c'è Mussolini. Ogni tanto ci scappa pure qualche svastica, lo sai. Però, no? Guarda, io faccio il cronista, ho fatto il giornalista per tanti anni e continuo a farlo. Quando posso vado coi piedi sulla strada, non faccio il fighetto negli studi televisivi. Io le vedo le svastiche sul braccio. Allora non giochiamo con i simboli, diamoci un taglio fino in fondo. Sei un capo, imponila questa cosa. Ho visto 20.000 iscritti di Casabound nudi, secondo te? Non è così, no? Cioè, non è possibile. Nudi, su... No, guarda, non nudi. Le svastiche stanno sul polso, stanno sulle braccia spesso. Non c'è bisogno che tu li metti in mutande. Potrebbero stare pure su gente iscritta al PDL, figurati, cioè non è quello. Vabbè. Il concetto è che le cose che la gente dice, le cose che la gente fa, le azioni, le proposte, la realtà dei fatti, più che il simbolo tatuato sul braccio. Senti, andiamo, sì, andiamo, procediamo. Andiamo sui passaggi. Mettiamo comunque un punto che, insomma, Formiglia ha riconosciuto che il principale ostacolo al dibattito in Italia è la pregiudiziale antifascista. Questo è qualcosa che ho particolarmente apprezzato degli scambi che ci sono stati finora. Come vi dicevo, la serata di questa sera, anche per appunto non ridurci a fare un'intera serata a parlare di storia, che poi peraltro sono anche argomenti che richiedono forse una complessità che non possiamo tirar fuori qui. Secondo me è tutto molto semplice, sai. Non c'è nessuna complessità. Quando tu fai una legge razziale, dice che gli ebrei non hanno i diritti degli altri, è molto non c'è semplice, molta complessità, è tutto molto semplice. È molto semplice, è se sbagliato, se fa schifo o no? È molto semplice se la semplifichiamo. Ovviamente non il giudizio morale in sé, è la contestualizzazione di alcuni fatti che ovviamente richiede un ragionamento di complessità e non un approccio che si limiti a stabilire cosa è giusto, cosa è sbagliato, i voti che diamo noi 70 anni dopo con la coscienza di 70 anni dopo ai fatti storici. Comunque dicevo, ci sono delle foto che parlano di alcuni fatti storici che commenteremo insieme. C'è un meccanismo abbastanza macchinoso qui alle mie spalle con le foto. Simone si è gentilmente offerto di aiutarmi
di volta in volta a farvi vedere, insomma, la foto di cui parliamo e che verrà anche distribuita ai nostri ospiti. Andiamo con la prima, che è per Formigli. Eccola. Allora, chi è costei? Ebba Akerlund. Formiglia ha anche un'altra foto in allegato. Allora, fermi, premessa, sì. Premessa. Quando noi facciamo le trasmissioni diciamo i temi di cui parliamo agli ospiti, cosa che non è stata fatta stasera. No, quindi siamo senza rete, gioco fuori casa e senza rete, non so niente di quello che succederà. Per una volta no. Okay. No, va benissimo, però ve lo voglio dire. Eri stato avvertito, Simone, quando sei andato in trasmissione che avresti parlato di... Più o meno, no, no. Di camere a gas, no? No, no, quello no, no, non delle mi camere pare. A gas. Non mi pare. Quali camere a gas? Beh, no. Allora, dicevamo, Ebba Akerlund, una bambina morta nell'attentato di Stoccolma il 7 aprile 2017. Formiglia ha anche un'ulteriore foto rispetto a questa che vedete. Che non faremo vedere. Che non faremo vedere, che ritrae il corpo straziato di questa bambina, uccisa in un attentato islamista da un richiedente asilo dell'Uzbekistan. Ora, perché chiediamo a Formigli un parere su questa foto? Perché riteniamo che lui abbia rispetto a questa foto un trasporto, una commozione minore di quella che abbiamo noi? Ovviamente no, chi potrebbe non ritenere assolutamente deplorevole da ogni punto di vista la morte di una bambina? Però per chi fa informazione sa che esistono i fatti e esistono anche le narrazioni dei fatti. Su Ebba Akerlund non c'è stata una narrazione, non siamo andati a vedere le foto di lei all'asilo, non siamo andati a intervistare i genitori in lacrime, non l'abbiamo sbattuta in prima pagina, Matteo Renzi non ha aperto una convention del PD con la foto di Ebba Akerlund alle sue spalle, e è caduto così. Ovviamente citiamo questo caso eclatante di questa bambina, purtroppo i morti innocenti dell'islamismo e del terrorismo legato in diversi aspetti al fenomeno immigratorio sono talmente tanti per cui avremmo potuto citare vari episodi. La foto che ha Formigli del corpo straziato è terribile, ce ne sono alcune del Bataclan, ve le ricorderete, sono un po' girate sui social, anche quelle terribili. Non si è scelto, anche giustamente, i media hanno scelto di non farle vedere. Poi però ci sono delle foto magari di drammi dell'immigrazione ugualmente ovviamente disturbanti, in cui però si decide di far vedere le foto perché bisogna in qualche modo smuovere le coscienze degli italiani e degli europei su quei fatti. Quindi è chiaro di cosa stiamo parlando. Esistono i drammi, esistono le morti, esistono morti innocenti, sono tutti ovviamente condannabili, però su alcuni viene costruita una narrazione e su altri no. Perché? Allora, intanto apprezzo molto che tu abbia parlato di strage islamista e non islamica. Non so quanto questo sia la sede del politicamente corretto, ma vi considero molto più, diciamo, civili e accorti nell'uso della lingua rispetto al Libero, per esempio, che aveva parlato dei bastardi islamici. È giusto distinguere tra islamici e islamisti, hai fatto bene a farlo. Gli islamisti sono gli estremisti dell'Islam, sono quelli che ammazzano, che predicano la jihad, che diffondono, diciamo, il verbo del terrorismo. Peccato che quando è morta Ebba Akerlund le telecamere di Piazza Pulita erano in Svezia ed erano le uniche telecamere italiane a essere in Svezia dopo quella strage. Peccato che quando è morta Ebba Akerlund le nostre telecamere di Alessio Lasta erano in un quartiere periferico di Stoccolma dove era stato dissennatamente costruito un ghetto di musulmani che applicavano la sharia. Peccato che le telecamere di Piazza Pulita abbiano documentato tutto questo e come si possa arrivare a una deriva del cosiddetto multiculturalismo che costruisce dei piccoli stati negli stati e che questo che noi abbiamo documentato non fosse stato raccontato prima. Questo per dirti quanto ci stava a cuore la sorte di Ebba Akerlund. E tuttavia una delle immagini più belle del reportage di Alessio Lasta a Stoccolma era questa piazza di Stoccolma in cui tante persone, moltissime giovani, senza una parola, senza uno striscione, senza una bandiera, ricordavano Ebba Akerlund e tutti quelli ammazzati dal camion dell'ISIS nel centro di Stoccolma
senza polemiche. E non c'è stato un tweet, non c'è stata una dichiarazione sguaiata, cialtrona, di nessuna parte politica, perché in quel momento la Svezia era una soltanto e la comunità svedese era una soltanto, per ricordare Ebba Åkerlund e tutte le persone ammazzate come loro. Io spero e credo... Scusami, il quartiere dove vige la Sharia faceva parte di questa Svezia una o no? Certo, ed è un problema... Voi eravate lì, intendo dire, c'è stata questa commozione che c'era in tutta la Svezia? Noi siamo andati a raccontare da dove veniva, diciamo, da dove poteva venire l'odio o da dove poteva venire il sostegno o da dove poteva venire in qualche maniera il silenzio complice rispetto all'assassino, no? All'autore della strage. E non c'è stato nessuno che abbia ovviamente applaudito alla strage, ma può darsi che ci sia pure stato qualcuno che in fondo non era così infelice. Non lo so questo. Resta il fatto, visto che qui c'è anche un po' un processo all'informazione, che noi là c'eravamo e l'abbiamo raccontato. Però spero che tu mi farai vedere un'altra fotografia dopo questa, che non sia Stoccolma ma sia Carrada. Sai cos'è Carrada? Hai mai sentito parlare di Carrada? Carrada? Quante persone sono morte a Stoccolma, lo sai? Non mi ricordo. 19, credo. Sai quante persone sono morte a Carrada? 324. Carrada è un quartiere sciita di Baghdad, dove io sono arrivato tre quarti d'ora dopo che un camion bomba dell'ISIS ha fatto esplodere due centri commerciali. Di questi 324, tutti musulmani, una grande parte erano bambini. Era mezzanotte, era tempo di Ramadan, era tramontato il sole e le famiglie erano andate dentro questi centri commerciali a fare shopping, andare a portare i bambini fuori, perché durante il Ramadan nei paesi arabi si vive al contrario, si vive la sera quando finisce il Ramadan. 324 morti, tutti musulmani. E quando io sono arrivato a Carrada, ho camminato sulla poltiglia umana, perché io sono andato 45 minuti dopo l'esplosione, perché ero a Baghdad per fare un reportage per Piazza Pulita, e ho sentito l'odore della cotoletta, della carne fritta. Siete mai stati in un posto dove esplode un'autobomba? C'è l'odore di carne fritta, come quella che cuocete voi per i vostri figli. Quella carne fritta erano bambini, persone, tutti musulmani, tutti massacrati dall'ISIS con un camion bomba. Il pezzo più grande era come un'unghia, come la falange di un dito. Tu, che sei una persona informata e che mi hai fatto vedere questa foto di Ebba, non sapevi niente di Carrada, 324 morti, perché i giornali non ne hanno scritto, ma noi ci abbiamo fatto un reportage. Allora io te la faccio a te, la faccio a Simone la domanda. Perché quei morti non contano un cazzo? No, permettimi, guarda, rispondo io. Tutti quanti penso sappiano che Piazza Pulita fa un lavoro sull'informazione, soprattutto sui posti che visiti, che è nettamente diverso rispetto a quanto si vede su altre reti e su altre televisioni. La polemica con Ebba era ovviamente dell'uso che poi se ne fa politicamente di certe immagini. Poi è chiaro che Carrada, distante centinaia e centinaia di chilometri, sicuramente fa meno impressione rispetto a un'immagine simile vista in una città che hai visitato. Perché? Perché la vicinanza... Perché è bianco come te? No. Perché il bambino è bianco e non è nero? O non è marrone? Spiegamelo. Perché la vicinanza rispetto a popoli che conosciamo, che consideriamo fratelli rispetto ad altri, dà una sensazione diversa rispetto all'elaborazione di questo lutto. È una sensazione che però è disumana, capisci? Non è disumana, perché noi non è naturale. Dare 8 righe, perché quando in cronaca per Carrada e le prime pagine per Stoccolma. Quando ti muore tuo fratello non ti fa lo stesso effetto che se muore il vicino di casa del portone davanti. Ed è esattamente questo il concetto. E poi noi non vorremmo che ci fossero stragi in nessuna parte del mondo, però io ripeto, quando alcune immagini devono essere utilizzate per veicolare un messaggio, vengono utilizzate. Quando la persona morta assomiglia a nostra figlia, questa immagine non passa, magari per Piazza Pulita c'era, ma per il resto non passa da nessuna parte. Abbiamo parlato di Stoccolma, Simone, sui giornali, abbiamo parlato molto, sì, ma è stato raccontato. Le immagini sono importanti, queste immagini non la conosce nessuno. È girata sui social perché qualcuno l'ha voluta far girare. Che è importante che si sappia che in una città europea si finisce sotto al camion, perché
perché si apre, perché si apre indiscriminatamente la porta della nostra nazione o del nostro continente per una visione ideologica per cui bisogna aprire le porte a chiunque, e quando apri le porte a chiunque arriva gente di cui non sai nome, di cui non sai cognome, di cui non sai niente, poi succedono queste cose, c'è una responsabilità per quello che succede. Bene, allora ti comunico che lo 0,08% dei responsabili degli attentati terroristici in Europa era arrivato da fuori, gli altri erano tutti cittadini europei. E qui entriamo, erano figli di persone arrivate da fuori. Figli o nipoti spesso. E allora? Capisci che non è esattamente... Per chi contesta l'immigrazione non è che sia un argomento così vincente. Insomma, beh, insomma sono cittadini italiani, sono cittadini soprattutto, europei, sono cittadini francesi, sì, inglesi. Cioè... Soprattutto se poi, anche se poi di questo... Ti voglio comunicare che Sadiq Khan è il sindaco di Londra. Secondo la tua teoria non doveva neanche arrivare in Inghilterra, ma gli inglesi lo hanno eletto sindaco di Londra. C'è un problema? Sì, secondo noi sì. In ogni caso... sopra qual è il colore della sua pelle? Cos'è? Qual è? Perché puzza di Kerry? Qual è il suo problema? No, fammi capire. No, queste sono cose che stai dicendo tu. Però, soprattutto se poi c'è anche un'altra domanda che faremo, che qui si parla degli Ussoli. Non è molto rassicurante, insomma, che questo sia poi il destino che ci aspetterà, insomma. È un po', mi sembra un po' contraddittorio il discorso. Comunque, ci tenevo a fare due precisazioni. La prima... dice, avete mai visto siete mai stati sul luogo di un'autobomba? Io personalmente no. C'è Alberto, per esempio, che ha fatto diversi viaggi in Siria e si è trovato, ha fatto anche una corrispondenza sul luogo in cui c'era stata una strage islamista in Siria, e dove immagino che la maggior parte dei colpiti fossero peraltro musulmani, se non sbaglio era vicino a un luogo sciita anche in quel caso. Quindi non è un problema per noi riconoscere che esiste questo terrorismo e che colpisce anche persone differenti da noi. Non ne abbiamo mai fatto una... Non ne abbiamo mai fatto una... La parte dei morti sono musulmani, le vittime dell'ISIS. Non ne abbiamo mai fatto una questione di scontro di civiltà nel senso della fallacine. Abbiamo fatto un problema di tipo differente. Quindi non ho alcun problema a riconoscere il dramma della strage di cui hai parlato. La seconda precisazione che mi andava di fare è che noi stiamo parlando dei meccanismi dell'informazione anche in generale, nel senso non tu giustamente difendi il tuo lavoro, difendi la tua trasmissione, però non è un processo a Piazza Pulita, è un ragionamento sui meccanismi della informazione. Quindi se io dico che su alcune cose si fa meno narrazione che su altre, è un meccanismo generale. No, ma io ho capito perfettamente il tuo punto, ma io non lo condivido, nel senso che io penso che l'informazione, al contrario tuo, ci sia un'enorme sproporzione su come raccontiamo i nostri morti, cioè i morti dell'Europa, rispetto ai loro, dando la percezione che le uniche vittime dell'ISIS e dell'estremismo islamista, che è il primo nemico, cioè io voglio dirvi che io da 3 anni rischio la vita per andare a raccontarlo, e lo faccio con grande passione perché mi piace, però lo sento anche con una missione etica del mio modo di fare il mestiere. Per me l'islamismo è il nuovo nazismo, cioè l'ISIS è come il nazismo, per certi versi perfino peggio, quindi figuriamoci. Ma è un dato di fatto che le prime vittime dell'ISIS siano i musulmani, ma questo non è per dire quindi prima i musulmani e poi i cristiani, è solo per dirvi che il problema è molto complesso, è molto complesso, e che non lo si può appiattire con la foto di Eba che è una delle vittime dell'ISIS, ma io non mi rassegno all'idea che Eba conti di più di Aisha, capisci? Per me Aisha e Eba contano nella stessa maniera, sono due bambine vittime della mostruosità di questo islamismo, che purtroppo è stato fatto crescere anche con le nostre complicità, con le nostre responsabilità, con le responsabilità dell'Occidente. Perché l'ISIS è diventato quello che è diventato anche per colpa nostra, per nostra responsabilità, e quindi noi a questo punto dobbiamo in qualche maniera farci carico anche delle conseguenze di quello che in qualche maniera abbiamo costruito, abbiamo contribuito a costruire. Tutto qua. Scusami Corrado, non l'abbiamo costruito noi, ma magari l'ha costruito qualcun altro, che poi sarà sempre un occidentale, ma magari non l'ho costruito io, non l'ha costruito uno svedese, non l'ha costruito Eba,
No, ma l'ha, cioè, costruita, l'ha costruita l'Arabia Saudita, che è finanziata da, dagli Stati Uniti, sì, Stati alla Uniti... quale abbiamo venduto centinaia di miliardi una porta di miliardi. Ma figurati, okay. Ma figurati. Me lo dici tu e io condivido. Ma io sono pronto a convergere sulle opinioni con voi quando penso che sia giusto, non mica però, sono mica un pregiudizio. A un certo punto però l'informazione... magari non la tua, è stata a senso unico, bravi questi giovani, le primavere arabe che si vogliono fare i selfie col telefonino, vogliono andare su Twitter, non era così, non era così, perché dietro i giovani che si vogliono fare le foto col telefonino c'era questo progetto di disarticolazione degli stati che erano stati, beh, che comunque insomma, sia sì, dittatoriali, quello che vuoi, ma stati, sono stati completamente devastati per far spazio poi a che cosa? Ai furgoni con la bandiera dell'ISIS, alla gente che tagliava la testa alle persone, che gli dà fuoco dentro le gabbie. Questo è stato fatto e quando è partito, io mi ricordo la primavera araba, mi ricordo questi giovani arabi che volevano diventare come noi, con questa continuiamo a credere che i giovani arabi vogliono diventare degli occidentali, li facciamo venire qua, poi li vediamo, si vestono da reppettari, si mettono il cappelletto così, poi pensano a diventare grandi calciatori, poi pensano che sfonderanno in TV, che andranno al Grande Fratello, poi niente di questo si realizza, non c'è niente, non c'è neanche un lavoro, c'è zero e si ritorna al punto di partenza, al radicalismo. Perché mi hai cancellato la mia identità precedente, hai pensato che io potevo venire qui a fare il buffone reppettaro all'americana, e a un certo punto io invece non solo riscopro le mie radici, ma addirittura penso di utilizzarle perché odio tutto ciò che ho intorno, perché tu mi hai sradicato e mi hai portato qui, per, pensando che io sarei diventato un buon occidentale, che io avrei mangiato a McDonald's e mi sarei comprato il telefonino e avrei fatto tutte queste cazzate, passami il termine, con cui crediamo che le masse arabe diventeranno come noi. Non è così. Lo sviluppo di quei popoli è sulla loro terra, noi invece li sradichiamo per portarli qui da noi convinti che messianicamente li modificheremo, e io non credo a questo tipo di visione, e ho paura che Ebba sia morta perché qui c'è qualcuno che ideologicamente pensa che questa sia l'unica visione possibile, ovvero non controllare nessuno, fare entrare tutti perché dobbiamo vivere tutti quanti però, insieme nel nostro continente. Però Simone, tu sottovaluti un fatto che è fondamentale nella testa di una persona, il desiderio di libertà, il desiderio insopprimibile della democrazia, di poter dire, scrivere, amare chi vuoi. Ma facciamole queste democrazie. E questi ragazzi, no, cioè, perché nelle tu loro hai fatto, nazioni, tu hai nelle fatto, loro nazioni. Tu hai fatto un riferimento, no? Che è quello della Siria. Ma Assad ha ammazzato più persone dell'ISIS. Ma dubito proprio. No, dubiti proprio. Sì, ma non dite così, documentatevi però, perché forse conviene prima guardare un po' i dossier, le fotografie, leggere prima di dire no così. Io vedo il presidente del Parlamento cristiano, del Parlamento di Assad, vedo le donne andare, Simone, a scuola, vedo Simone, le ragazze andare in giro senza velo. Basta attestarsi a quello che disse Napolitano tipo un anno prima dello scoppio della rivolta, cioè, siriana. Rispetto a quelli che erano gli avversari di Assad, che si divideva in tante fazioni, ma le due principali erano l'ISIS e poi i cosiddetti ribelli moderati che toglievano il cuore alla gente e se lo mangiavano. Siete tanti. No, hai ragione, ora non vogliamo, no, sembra vabbè. Che sia fa io andrei pure avanti con comunque la prossima foto è sempre sullo stesso argomento. Aspetta la prossima foto, aspetta un attimo, rimaniamo qua un secondo. È vero, in Siria c'era un alto tasso di scolarizzazione, è vero, in Siria c'era spazio per le altre regioni, ma in Siria c'era un dittatore terribile che c'è ancora purtroppo, che si chiama Bashar al-Assad. E questo dittatore è un dittatore che ha sterminato sistematicamente oppositori politici, persone che non la pensavano come lui, che ha messo in moto una vera e propria macchina della morte che è stata documentata certosinamente da 50-60 mila fotografie che sono state scattate da un fotografo, nome in codice César, che era un fotografo dell'esercito siriano e che fotografava i corpi messi nelle buste dopo che erano stati trucidati o ammazzati per sete, per fame, per tortura e che venivano catalogati dal regime siriano. Queste fotografie sono state fatte uscire dalla Siria, da César, sono state mostrate ai capi dei governi dei paesi del G8, e comunque che Bashar al-Assad sia stato un terribile dittatore è cosa nota, diciamo, le testimonianze delle persone lo raccontano. Allora tu sottovaluti che anche in un paese in cui le cose funzionano, tu puoi andare in chiesa a pregare il tuo Dio
e vai a scuola, il desiderio di libertà, di gridare il tuo pensiero, quello in cui tu credi, è più forte di tutto il resto, è più forte di una macchina che pure funziona, la macchina statuale. E questo è il punto. La democrazia, anche una brutta democrazia, è agognata da chi vive sotto un dittatore. E quando a un certo punto la misura è stata colma e due ragazzini di 13 anni sono stati massacrati dall'esercito siriano di Assad perché avevano scritto sul muro una scritta contro Assad, è scoppiata la primavera araba, e la primavera araba in Siria a un certo punto è stata una chance per una classe media, borghesia, che in Siria era riuscita a svilupparsi proprio perché c'era maggiore scolarizzazione e maggiore laicità dello Stato, quella classe media ha avuto una chance di poter rovesciare il dittatore siriano Bashar al-Assad. E io non ho certezze, perché non ho certezze, ma penso che forse in quel momento, se Barack Obama e gli Stati Uniti avessero aiutato i giovani rivoluzionari siriani, laici, a rovesciare Assad, forse la storia sarebbe cambiata e l'ISIS non sarebbe nata. Che cosa è successo? L'Occidente ha tentennato. Obama non ha avuto il coraggio di aiutare la primavera araba in Siria. L'ISIS, che era già presente, si è infiltrata nella rivoluzione siriana, l'ha infiltrata, l'ha islamizzata, l'ha distrutta, e a quel punto il problema è stato: stiamo con l'ISIS o stiamo con Bashar al-Assad? E siamo stati con Bashar al-Assad. Forse a quel punto, diciamo, era l'unica scelta possibile. Però c'è sempre nella storia un momento in cui si può aprire una finestra e in cui le cose possono cambiare. Ma non sottovalutare il fatto che lì la democrazia non c'era e che questa sete di libertà e di democrazia, le persone che non hanno potuto realizzarla lì sono andate a cercarla altrove, e che questa dinamica delle persone da un posto dove c'è la dittatura a un posto dove c'è la democrazia è una dinamica che tu non potrai sopprimere mai nella tua vita. Non potrai mai potrai costruire il più perfetto dei sistemi dittatoriali, ma non sarà mai migliore della peggiore delle democrazie. Questo è quello che io penso. Io non la penso così, e penso soprattutto che quando poi questa democrazia deve essere sponsorizzata dal solito governo americano, cioè è qualcosa di costruito piuttosto che un sentimento reale e vero. Però vorrei passare al prossimo argomento. Chioso dicendo che tu dici qual è la dittatura dove la gente non se ne va, il fascismo, la gente tornava qui perché veniva poi a fare le bonifiche, a costruire le città e tutto quanto. Il fascismo è una figata, lo sappiamo. Ma però è vero chiudiamo qui, che i lavoratori tornavano. Si stava bene durante il fascismo. L'ha detto. Da questo punto di vista, almeno sul lavoro, vabbè. Ma abbi un po' di rispetto per le persone che, diciamo, che hanno bonificato i paludi. Sì, anche per quelle che sono state sbattute in galera per aver detto quello che pensavano, insomma. Allora, qua la prossima. Anche in democrazia succede. Non mi risulta che ci sia un'in galera in Italia, non scherziamo su queste questioni, che ci siano persone che sono in galera per aver espresso un'opinione. E te lo dico io che ho fatto una battaglia a fianco di Henry De Luca, che è una persona molto distante da voi, ma che forse con voi condivide un principio, che le parole non sono reati, che le parole sono parole. E lui, per aver detto che sabotare la TAV era legittimo, è stato processato, e io sono stato, credo, l'unico giornalista italiano in televisione a portare De Luca, ad affiancarlo nel processo contro questo che per me era un reato di opinione. Quindi non scherziamo su questo. In Italia non ci sono persone in galera per reati di opinione. Se ci sono, datemi un nome e ditemi chi c'è. Non ci sono adesso, non ci sono, datemi un nome. Sì, non ci avvidiamo su questo discorso. Peraltro, rispetto a Henry De Luca, noi siamo d'accordo con lui sul fatto che le parole comunque non siano mai non, reali. Non volevo dire che il fascismo non era una dittatura, il fascismo è stato uno stato totalitario, ci mancherebbe. Non è che ho detto che se i lavoratori tornavano perché c'era il lavoro e si erano create condizioni, questo non fosse uno stato totalitario. Però volevo sottolineare questa cosa, visto che tu avevi detto. Comunque, io direi però, andiamo. Però la Siria, scusami, l'Italia non era stata rasa al suolo. La Siria è stata rasa al suolo. Io ti sfido, vuoi venire, sei mai stato in Siria? Vuoi venire con me? Purtroppo ancora sono no, appena tornato ci siamo da... andati tante volte ma non sono appena tornato da Raqqa, se vuoi ti ci porto. Non si può tornare in alcune zone della Siria, sono completamente rase al suolo, non ci si può tornare, ma lo so ragazzi. Benissimo, io ho visto un servizio ieri sera, l'altro ieri sera, di Mark Innaro, ovviamente passato all'una e un quarto di notte su TG3, dove faceva vedere le truppe siriane insieme alle truppe russe che riportavano la gente nelle città, anche quelle più devastate,
e io ho sempre solo visto siriani uscire con le... Marchina non penso che sia il portatore della propaganda, di un bravo giornalista, una persona seria, peraltro. Si vedevano solo persone entusiaste del ritorno dello Stato siriano laddove prima c'era stata l'oppressione e dell'ISIS, ma anche dei ribelli moderati, per cui io sicuramente ci andrò in Siria prima o poi, perché ci siamo stati tante volte con le nostre associazioni come Solidarietà Identità, ci andrò anche io personalmente, se poi il giorno che mi vuoi portare con te su qualsiasi... Comunque la prossima foto parla di Siria, se ci fate... Dai, andiamo avanti. La prossima foto è per lui però. Sì, è per lui. Volevo solo fare una chiosa, dicevo, noi siamo d'accordo con Henry De Luca sul fatto che le parole non siano mai dei reati, comprese le parole di Henry De Luca quando disse che la nostra occupazione a Napoli doveva essere sgomberata dal quartiere, che non ho ben capito in che modalità la intendesse. Io l'ho sempre interpretata come un invito al linciaggio, però qualsiasi tipo di parola per noi non è reato. Vabbè, l'importante è che siamo d'accordo sul fatto che una parola non è, a meno che non faccia parte di un disegno criminoso, certo. Complesso, insomma, ma questo. Allora, questa è una foto che abbiamo visto spesso, Aylan Kurdi, un bambino immigrato, credo siriano di origine curda, se non sbaglio. Di Kobane. Okay. E, appunto, in questo caso facciamo il percorso inverso. Su questa foto c'è stata una narrazione che nei suoi intenti ideologici noi respingiamo, però tolta la narrazione rimane la foto di un bambino morto con la faccia a terra nella sabbia. Allora la domanda a Simone Di Stefano è questa: è un effetto collaterale del chiudere le frontiere, qualcosa che dobbiamo comunque accettare, fa parte del gioco? Chi dice di chiudere le frontiere è responsabile di questa cosa, ne avverte il peso, perché poi questo, insomma, è quello che si è detto quando questa foto ha fatto il giro del mondo. Quindi questa è la domanda per Simone Di Stefano. Allora, questa è una foto che ha sconvolto tutti, personalmente anche me, ovviamente, perché siamo anche padri, ma anche chi non è padre penso che possa capire che cosa si sente, insomma, l'avete visto tutti, un bambino morto con la faccia riversa nella sabbia. È stata utilizzata questa foto è stata, questo bambino è famosissimo, Ebba è sconosciuta, questo bambino è famosissimo, è stato utilizzato dal Presidente del Consiglio per dire che bisognava fare un certo tipo di politiche migratorie, è stata utilizzata senza mai centrare qual era il vero problema, secondo me, della vicenda del povero Aylan. Lui aveva diritto perché profugo, perché scappato da una città effettivamente in guerra, scappato con la sua famiglia per cercare un rifugio, aveva fatto anche la richiesta al governo del Canada che gli era stata respinta, per cui si è imbarcato con la sua famigliola partendo, mettendosi su un piccolo gommoncino, e ha fatto la fine che ha fatto. Allora, per questo tipo di rifugiati, soprattutto per donne e bambini, per gente che scappa davvero dalla guerra, noi vorremmo una corsia preferenziale. I bambini di 4 anni che scappano dalle città di guerra non si devono mettere sul barchino e affrontare la traversata. Ma noi abbiamo spazio, o avevamo spazio, per il povero Aylan nella nostra gigantesca macchina dell'accoglienza, dove mettiamo 4,5 miliardi di euro ogni anno? No. Non ce l'avevamo spazio, perché è tutto pieno, perché al posto del bambino che è morto, ahimè, magari c'è il ragazzone del Senegal, magari c'è il ragazzone del Mali, magari c'è una persona che è scappata dalla fame e che è venuta qui a cercare la sua fortuna, che difficilmente potrà essere trovata in una nazione con questi livelli di disoccupazione. Però fatto sta che il posto sacrosanto riservato a lui in qualche maniera non c'era, che il corridoio umanitario non si può aprire perché qui l'emergenza esplode di persone che probabilmente nel 90% dei casi non hanno titolo per stare nei centri d'accoglienza, e quindi questo è il dramma a cui poi si arriva quando si ha una visione miope o ideologizzata del problema dell'immigrazione. Noi vorremmo semplicemente una regolamentazione, capire nell'arco di 2 mesi se uno ha diritto o meno all'asilo politico, poterlo fare magari nei propri paesi e aprire invece le porte a chi ha la vera necessità di fuggire momentaneamente dalla guerra, perché spesso e volentieri il vero profugo poi alla fine vuole tornare a casa, vuole tornare alla sua nazione, magari pacificata, magari rimessa in piedi, magari rimessa a posto,
il vero profugo. E per il resto non è così, e purtroppo il bambino muore perché non c'è posto, secondo me, all'interno di un sistema d'accoglienza ingolfato per, purtroppo, per prendersi i soldi. 4,5 miliardi di euro ogni anno sono un'industria messa in piedi che poi pagano loro, pagano le persone che vivono attorno ai centri d'accoglienza, pagano tutti. Quindi questa è la realtà dei fatti sulla foto di questo bambino. Posso dire una cosa su questo? Certo. Questa è una foto sconvolgente, come te, io sono papà, ho 3 figli, e questa foto è una foto che io non avrei oscurato, qui io avrei mostrato il viso di questo bambino, no? E mi fa molto piacere sentire che Casa Pound è a favore dei corridoi umanitari per i profughi di guerra. Non lo sapevo. Però non l'avete detto con questa forza con cui tu stai parlando stasera. Di fronte, quando è affogato Aylan Kurdi sulla spiaggia di Smirne, voi non avete detto ci vogliono i corridoi umanitari per i profughi di guerra, come stai dicendo stasera. Ma è una linea che io condivido al 100%, al 110%. Ma non l'ho sentita dire con questa forza da Casa Pound. Primo. Secondo, Aylan Kurdi è affogato sulla spiaggia di Smirne. E quando lui è affogato, sai che cosa ha scritto l'ISIS? Sui siti dell'ISIS è stato scritto, sono state scritte delle parole che dicevano grosso modo questo. Vedete che cosa succede quando emigrate? Vedete che cosa succede quando provate ad andare in Europa? Perché l'ISIS vuole che quelli come Aylan Kurdi rimangano nelle loro terre, facciano i terroristi, facciano da carne di cannone per la loro guerra di merda. E non c'è niente che spaventa di più l'ISIS di una corretta integrazione. Niente spaventa l'ISIS di più del fatto che Aylan Kurdi arrivi a destinazione e trovi un nuovo futuro e una nuova vita in Europa. È questo che spaventa di più l'ISIS. Una corretta integrazione. È qualcosa che rende più sicuri noi e che spaventa l'ISIS. Terza cosa, quando è affogato Aylan Kurdi, chiaramente tutti ci siamo sentiti, insomma, in qualche maniera in debito, no? Angela Merkel ha aperto le frontiere della Germania, ha detto a male le incolse, perché diciamo questa ondata di persone che sono arrivate tutte insieme ha anche messo in difficoltà il suo governo. Ma poi, sulla base di quello che è successo, cioè questo enorme numero di persone che hanno intrapreso la rotta balcanica per arrivare in Europa, questo canale è stato chiuso brutalmente a un certo punto, perché l'Europa non li voleva più, non voleva più quelli come Aylan Kurdi, e ha fatto un accordo con Erdogan per cui questi bambini e questi siriani tornavano in Turchia. Noi davamo 6 miliardi, diamo 3 miliardi, 3 miliardi a Erdogan perché se li prenda, e altri 3 glieli daremo a Missione Compiuta. Ma i bambini come Aylan Kurdi, quando non affogano nella spiaggia di Smirne, spesso vanno a lavorare come schiavi nelle fabbriche di vestiti in Turchia, facendo i jeans, i pantaloni e le scarpe che poi troviamo sulle nostre bancarelle in Europa, nei negozi occidentali. Quindi noi abbiamo fatto un patto con Erdogan. Invece che farli venire da noi, perché la nostra opinione pubblica non si può permettere questo, e perché ci sono partiti come anche Casa Pound che soffiano sul fuoco dell'invasione e dicono che non possiamo permetterci l'arrivo di questi bambini, pur di non averli da noi, paghiamo un dittatore perché li faccia lavorare come schiavi a 7 anni nei garage a Gaziantep, Sagliurfa e Istanbul. Allora tu mi devi dire se questo è un sistema che ti piace. No. Allora, ti rispondo a tutti e 3 i punti al volo. Uno, quando è successa questa cosa, la posizione di Casa Pound non poteva essere esplicata per gli stessi motivi per cui è iniziata il confronto, perché lo possiamo dire dove facciamo il comunicato su Facebook, posso fare una diretta io con 1000 persone, ma cosa pensa Casa Pound di questa cosa non si può sapere, perché il sottoscritto non parla da nessuna parte. Va bene, non è un problema, lo faremo dopo, quando saremo entrati dove dobbiamo entrare e andati dove dobbiamo andare. Non è questo il problema. Due, l'apertura della Merkel dopo questa foto, cioè non è che la gente, cioè che poi i bambini non sono più entrati o il muro è stato chiuso perché poi è stato, cioè,
gli stupratori di Colonia, cioè quando al posto del bambino ti arrivano 10.000 persone di cui tu non sai niente, li precipiti nelle tue città e non si comportano come tu ti aspetti, ma si comportano nella maniera esattamente opposta, e magari dopo questa foto è passato anche lo stesso che poi è andato a fare il profugo uzbeko che ha ammazzato Ebba, è lì che è sbagliato completamente, perché invece di andare a controllare chi viene, chi non viene, chi ha titolo o chi non ha titolo, tu, preso dall'emozione, oppure utilizzata quell'emozione come cavallo di Troia, appunto, emotivo fra la tua popolazione, hai lasciato aperte le frontiere. Ho visto tedeschi partire con la macchina, andarsi a prendere la gente lì al confine con la Macedonia, portarseli a casa, e poi ne è successa di ogni, perché da quel momento ne è successa di ogni. Ci sono attentati in Europa una volta ogni 2 settimane, ormai non ci facciamo più caso. Ah sì, quello ha sgozzato le 2 ragazze a Marsiglia, beh, tanto c'è parlare della Catalogna. Cosa c'entra Elan Kurdi con gli stupratori di Colonia? C'entra, scusami, perché se l'Europa si fosse permessa di fare una politica sana su, come dicevi te, i corridoi umanitari, e di riuscire a fare una cernita di chi ha diritto e di chi no, invece di utilizzare questo per aprire le fontane indiscriminatamente seguendo un altro tipo di ideologia, che è la stessa che muoveva le ONG tedesche o che muove il pensiero del signor Eugenio Scalfari, che dice dobbiamo prendere tutti, portarli tutti in Europa, perché così noi cancelleremo la nostra identità, diventeremo tutti una grande classe media, tutti meticci, non saremo più quelli che eravamo prima, perché questa è l'ideologia che muove i pazzi che dicono che le frontiere vanno aperte indiscriminatamente e utilizzano questi strumenti per attuare questo tipo di politiche. Non ci saremmo ritrovati tutti i problemi che ci ritroviamo oggi. Lui sarebbe vivo, le ragazze di Colonia non sarebbero state stuprate, le ragazze di Marsiglia magari non accoltellate fuori la cosa, e tutto quanto avrebbe avuto un senso. Però invece di fare il senso si preferisce usare l'emozione per scardinare appunto il buon senso. La terza obiezione me la sono scordata perché non mi ricordo. Beh, più. La terza obiezione te la ricordo io. Dimmi. Perché in realtà l'apertura delle frontiere è durata molto poco, perché quelli come Elan Kurdi un anno dopo li hanno spediti a lavorare nei garage di Istanbul, ecco. Allora, fare i pantaloni anche per te. Quando cosa facciamo? Quindi, come vedi, questa accoglienza indiscriminata non c'è stata. Sai, perché questi bambini lavorano come schiavi in Turchia per fare i nostri pantaloni. Quindi dov'è l'accoglienza indiscriminata di cui stai parlando tu? Scusami. Sai qual è l'unico movimento politico italiano che dice che noi non dobbiamo commerciare, non dobbiamo entrare in libera concorrenza con chi utilizza i bambini a lavorare? E te l'ho detto pure quando sono venuto a Piazza Pulita 1 anno e mezzo fa, è Casa Pound. Spulcia dei programmi degli altri partiti e trovami qualcuno che ti dice sulla questione immigrazione e globalizzazione che noi dobbiamo chiudere i mercati con chi utilizza i bambini, ma anche con chi utilizza la gente normale, la paga 5 euro al giorno. Solo Casa Pound prevede questo tipo di freno alla globalizzazione. Il resto è tutto tranquillo. Sì, ma scusami, non ho capito. La Turchia in Europa non è che la voglio io. Ma tu non ti sei posto il problema da cittadino europeo di sapere che nel momento in cui tu chiudi le frontiere ad Elan Kurdi, a quelli come lui, dove vanno a finire questi, visto che non possono tornare a casa? Allora, te lo sei posto il problema di dove devono tornare questi oppure no? Perché se loro non vengono in Europa e non possono tornare a casa, finiscono nei garage della Turchia per forza. Voglio sapere se ti sei posto il problema. Scusami, quando hai visto quei bambini come lui? Corrado, ti ho detto adesso che il bambino come lui, profugo di guerra, deve venire qua in Europa, ok? Te l'ho detto io. Ma ora mi hai parlato di accoglienza indiscriminata. Chi l'ha fatta l'accoglienza? Ma sei partito dalla fotografia di un siriano che ha diritto di essere accolto. Non mi hai fatto vedere un profugo economico, mi hai fatto vedere un profugo di guerra, il figlio di un profugo di guerra. Dicendoti che allora deve venire. Allora perché adesso mi stai facendo questo discorso? Elan Kurdi doveva essere accolto. Certo. E quelli come lui hanno diritto di essere accolti. Assolutamente e non sì. Sono pochi, sai Simone, sono tanti. Secondo me perché non è, in Nigeria non è c'è la guerra. Perché in Somalia c'è la guerra, perché in Afghanistan c'è la guerra, perché in Iraq c'è la guerra e c'è in Siria. Non sono pochi. Secondo me non è chiara l'obiezione di Simone. Guerra. È un'idea, secondo me, fuorviante. Secondo l'Unione Europea, l'80% degli immigrati che vengono non ha i titoli per avere lo status di rifugiato. Io credo che, non voglio interpretare il pensiero di Simone, che lo può spiegare benissimo da solo, io credo che il punto sia che insieme ad Aylan e a qualche suo amichetto della stessa età, in quella barca magari c'erano per loro due altre 8 persone che non avevano nessun titolo e che poi sarebbero finite magari tra la Marmaglia di Colonia, eccetera. Quindi il punto è esattamente questo.
per far venire qui chi ha realmente bisogno, bisognerebbe essere sicuri che arriva solo chi ha realmente bisogno. Siccome noi non abbiamo fatto questo... Non l'hai interpretato, ma l'hai detto come l'ho detto io prima, 3-4 minuti fa, appunto. Quindi va bene così. Però ecco, sono contento, il confronto stasera era studiato per essere duro e bello, bello no, serrato. No, scusate, quindi... veramente sono questioni che tocco con mano, quindi io mi infervoro molto, non voglio, ho rispetto delle, ovviamente delle tue opinioni, però scusate se sono molto acceso, ma è un fatto che sento molto, fa parte della mia vita questa questione dei profughi, è diventato un pezzo importante della mia vita professionale, però davvero, cioè... Dovete conoscere le storie di queste persone non possono tornare indietro, Simone, queste persone. Questa questione del corridoio umanitario, che tu mi hai detto, io la condivido in pieno, è straordinaria, però io non la conoscevo questa vostra posizione. Se io non la conoscevo e sono una persona piuttosto informata, perché lo faccio per lavoro, vuol dire che non l'avete comunicata abbastanza. Ditelo. Ah no, vabbè. Dai, andiamo avanti. Ritorniamo a dove stavamo prima. Andiamo avanti, va bene. Andiamo avanti con la prossima foto, stacco. Per Formigli. Allora, questo bel ragazzo è Abdelhamid Abaoud, ragazzo cresciuto a Molenbeek, il quartiere diventato famoso di Bruxelles, figlio di immigrati, mi sembra marocchini se non sbaglio, cresciuto in una famiglia benestante di immigrati a Bruxelles, è andato in una delle migliori scuole della capitale del Belgio, che tra l'altro è anche la capitale dell'Unione Europea. E a un certo punto si dà la microcriminalità insieme a un suo caro amico d'infanzia, Salah Abdeslam, che gestisce un bar sempre a Molenbeek, in cui anche lì insomma, l'integrazione sembra abbastanza ben riuscita, anche negli aspetti meno simpatici della nostra società, tipo lo spaccio, e questi ragazzi perfettamente integrati, che sono nati qui e in paesi in cui ci sono delle legislazioni, in cui è molto più semplice rispetto all'Italia avere la cittadinanza europea, quindi cittadini europei a tutti gli effetti, integrati, eccetera, a un certo punto decidono di diventare dei quadri dell'ISIS, Salah Abdeslam si farà... Era uno di quelli che si dovevano far esplodere a Parigi la sera del Bataclan. Abaoud è stato dietro ai principali attentati che ci sono stati in Europa e poi è andato in Siria, ci sono delle immagini di lui che palleggia con una testa umana, eccetera, eccetera. Quindi questo è il quadro. Tutte le persone che verranno gratificate dalla legge dello Ius Soli, semmai passerà, sono come queste persone qui? Assolutamente no, ovviamente. Però c'è qualcosa che non quadra, perché se ci dicono, ce l'hai detto anche tu, che integrare è il modo migliore per evitare il terrorismo, ci devono spiegare perché chi prima di noi ha percorso questa strada, le legislazioni della Francia, del Belgio, del Regno Unito sono assolutamente diverse dalle nostre in questo senso, si ritrovano oggi non solo con Abdelhamid e il suo amico Salah, ma in Francia si calcola che ci siano circa 15.000 radicalizzati, come va di moda a dire, nel Regno Unito si parla di 23.000 jihadisti, tant'è che quando c'è un attentato si dice sempre era già noto alle forze dell'ordine, ma perché allora non lo controllano? Semplicemente perché sono troppi, perché non ce la fanno, cioè abbiamo veramente una sorta di, quasi una divisione militare di soldati del califfato che è in ognuno dei nostri stati, e questo è avvenuto grazie anche alle leggi sulla cittadinanza. Ora, ripeto, è ovvio che non tutti quelli che verranno gratificati dalla cittadinanza italiana faranno questa scelta. Però quando si dice che questo è il miglior antidoto al terrorismo, ci dovete spiegare perché nel Belgio ha funzionato così, in Francia ha funzionato così, nel Regno Unito ha funzionato così, perché in Italia dovrebbe funzionare esattamente al contrario. Beh, innanzitutto... Diciamo che gli attentati che sono avvenuti sono anche frutto di una scarsa diciamo, applicazione delle regole dell'intelligence, quindi c'è un problema di sicurezza che è molto forte e quindi non si è dato sufficiente importanza ai soggetti pericolosi, non si è comunicato le informazioni che si devono comunicare, quindi da questo mio punto di vista l'ISIS, la tragedia dell'ISIS e degli attentati porta da
per mio conto, ha una convinzione ancora più forte che servono gli Stati Uniti d'Europa. Serve un'intelligence unica, un sistema di difesa unica per comunicarsi le informazioni e non nascondersele. Quindi c'è prima di tutto un problema di ordine pubblico e di gestione dell'intelligence. E questo è un fatto. Dopodiché, sai, questo è un discorso molto lungo e complicato, ma io ho fatto i miei primi viaggi e credo molti di voi negli anni 80 a Londra, e per me arrivare a Londra era arrivare in un posto moderno, straordinario, in cui c'erano culture, colori, profumi diversi. Cioè, questo posto che era un melting pot, che era un posto dove si incontravano culture e esperienze diverse, per me quella era la modernità. A me fanno tristezza gli stati etnici, fanno tristezza gli stati tutti d'un colore. Quello era l'avamposto dell'Europa. E poi era, come dire, il risultato inevitabile, l'ondata di ritorno di quello che era stato il colonialismo, per cui chiaramente se tu sei uno Stato che colonizza, poi nel momento in cui il colonialismo finisce è inevitabile che le persone dei paesi che tu hai colonizzato arriveranno nel tuo territorio, saranno cittadini del tuo paese, quindi se queste persone sono cittadini dei paesi in cui abitano è semplicemente perché queste sono state potenze coloniali che hanno occupato quei paesi, primo. Secondo, tu mi devi dare i numeri, le proporzioni di tutto questo. Tu mi devi dimostrare che una buona attività di intelligence e un'Europa, gli Stati Uniti d'Europa, non possano minimizzare il rischio, perché è chiaro che se tu su una popolazione di 6, 7, 8, 10 milioni di musulmani in Francia avrai 10 o 15 terroristi, tu li devi beccare questi, li devi mettere in galera. Ma dire da questo a dire che noi dobbiamo bloccare l'arrivo dei musulmani in Francia o in Europa, siamo alla follia, secondo me. La maggiore, la stragrande, la super stragrande maggioranza delle persone che arrivano nel nostro paese hanno un interesse a inserirsi, un interesse economico a inserirsi nel tessuto sociale, economico del nostro paese e avanzare. Il problema è che forse il nostro paese, diciamo, in Occidente si è fermato l'ascensore economico, si è fermato, c'è un problema perché il principale motore dell'integrazione è stato il denaro, no? Cioè, finché c'era il denaro, l'immigrato che arrivava aveva la possibilità di comprarsi l'automobile, poi di comprarsi la casa, fare il mutuo, mettere su famiglia e quindi integrarsi. Una volta che tu entri nella grande crisi che noi attraversiamo dal 2007 a oggi, il motore si inceppa, l'ascensore economico si ferma e quindi è più difficile che l'integrazione, diciamo, vada avanti. Ma intanto queste persone sono tra noi, perché sono i figli delle persone che sono arrivate, o i nipoti delle persone che sono arrivati dalle colonie, dai posti dove noi abbiamo colonizzato. Quindi per me il punto è molto semplice, siamo di fronte a un processo storico inevitabile, cioè le persone che oggi vivono in Belgio e in Francia e che sono cittadini francesi o belgi, sono l'inevitabile conseguenza di un processo storico che si è realizzato. Quindi adesso il punto, secondo me, non riguarda questo, cioè non era neanche in discussione allora la questione se gli algerini dovessero arrivare in Francia oppure no, dopo la guerra d'Algeria. Il problema è se oggi dobbiamo applicare lo ius soli, se oggi dobbiamo usare l'integrazione come strumento per la nostra sicurezza. Io di questo ne sono convinto. Cioè, io sono convinto che oggi lo ius soli sia un'opzione utile per renderci più sicuri. Perché domanda era questa: cosa funzionerà in Italia di differente rispetto al fatto che in Francia ci sono le banlieue, dove alligna questo tipo di Islam e non solo, alligna una sorta di criminalità etnica piuttosto importante, eccetera. Nessuno ha una risposta, nessuno ha ovviamente la bacchetta magica. I problemi di cui stiamo discutendo sono problemi seri che si risolvono probabilmente nel corso di decenni. Cioè, io sono convinto che il problema dell'ISIS, del terrorismo islamista, è un problema che noi ci porteremo avanti per decenni, quindi non esiste la bacchetta magica. Io credo che lo strumento dell'integrazione sia uno strumento utile insieme a una poderosa opera di intelligence e un rafforzamento del nostro sistema di difesa, sia un'opera utile per difenderci. Molto semplicemente perché una persona integrata e che riesce a entrare nell'ascensore, in quel famoso ascensore, ha meno probabilità che prenda un mitra e spari. Un rafforzamento
del tessuto sociale, dei partiti, dei valori che questi partiti trasmettono, ci permette di affrancarci dal pericolo del terrorismo. In fondo oggi l'ISIS non è molto diverso da quello che era il terrorismo delle Brigate Rosse o il terrorismo nero degli anni 70. Una crisi di valori, una crisi economica, spesso anche queste persone venivano dalla borghesia, da famiglie anche benestanti, e quindi noi dobbiamo riempire questo vuoto. Ecco, io sono convinto che una buona integrazione aiuti a riempire questo vuoto. D'altronde, questi non sono, questa non è propaganda, sono dati, noi sappiamo che una immigrazione regolare, produce PIL. Lo sappiamo, ci sono dati, diciamo, incontestabili, se volete me ne sono portati, me ne leggo 200. Credo che sia una strada razionale, giusta, non ideologica. Facciamo entrare quelli regolari, sbattiamo in galera o cacciamo quelli che non rispettano le regole. Mi sembra l'unico modo, non ne vedo un altro. Cosa pensate agli stati etnici voi? Sulla foto, volete lo stato in cui siamo tutti bianchi e ci assomigliamo tutti, ma siamo impazziti. Ragazzi, l'orologio della storia non lo mandiamo più indietro. Tu Corrado, sei andato a Londra e ti sei innamorato di questo melting pot, ma non è che se piace a te piacere a tutti, ovviamente. Poi magari se stavi qui all'Esquilino... Io so che a te Londra ti ha sempre fatto un'immensa tristezza, lo so, ti piaceva... Londra... Però diciamo, conosco un po' di persone che dagli anni 70 si sono molto divertiti ad andare a Londra, insomma, però ti faceva tristezza, vabbè. No, a me è piaciuta. Tutti i gusti sono gusti, insomma. No, Corrado, il discorso è questo, cioè nel senso, se tu ti sei innamorato di una visione, poi non è detto che... Ma non è la mia, dai, Londra è stato un modello globale, no? Noi quello che volevamo dire è che il signore qua in questione, che è andato e tornato dalla Siria regolarmente, andava a combattere e poi ritornava... Loro c'hanno i Beatles e noi c'abbiamo Povia, insomma, no? E lui c'aveva lo Ius Soli. E quando tornava dalla Siria nessuno lo poteva prendere, come dicevi anche te, ricacciarlo a casa sua, perché lui era cittadino di quella nazione. Ahimè, si è sbagliato a regalare la cittadinanza a qualcuno che l'ha utilizzata contro di noi, per cui questo processo siamo andati a occupare i loro stati, i loro paesi. Noi non siamo... C'è stato un processo di colonizzazione, noi europei, in quel caso i francesi. Io sono italiano, non lo so. No, vabbè. Ok. Cioè, è che ti potevi aspettare a un certo punto, no? Beh, sarà un problema loro, qui comunque di eritrei che chiedono la cittadinanza ce ne sono, ma non sono la maggioranza. Quello che voglio dire è che il signore qua in questione, con lo Ius Soli, l'ha usato come grimaldello. Allora perché anche noi dobbiamo dare questo grimaldello? Perché dobbiamo fare le cose in automatico? Perché non aspettiamo... Non è in automatico manco per niente. Lo Ius Soli puro è in automatico. No, stiamo parlando dello Ius Soli italiano, che tra l'altro è un disegno di legge che il benemerito PD non farà, quindi figurati. Noi pensiamo che sia il grimaldello per arrivare poi allo Ius Soli puro. Cinque anni, uno dei due genitori, 5 anni di permesso di soggiorno regolare, oppure un ciclo scolastico di 5 anni interamente compiuto con successo, quindi non è automatico. Vabbè, è sempre un grimaldello per arrivare a quello puro e automatico che c'hanno tutti gli altri. Un grimaldello, tanto poi, non lo sai se è un grimaldello. Seguendo la visione che quello è il posto dove si sta avanti, quello è il posto dove si sta al futuro, allora siccome lì c'è lo Ius Soli, allora dobbiamo far pure noi, perché sennò siamo antichi e non raggiungiamo gli altri. Noi pensiamo che lo Ius Soli sia un grimaldello e che la cittadinanza vada guadagnata, presa con convinzione al 18° anno di età. Sei stato straniero, sei stato qui, scegli tu, adulto, uomo, di diventare cittadino italiano, fai le tue carte e diventi cittadino italiano. Ma chi sono io per prenderti da bambino e appena nato dire: guarda, il tuo passato, tuo padre, tua madre, i tuoi nonni che vivono in un altro paese, la loro cultura, quello che mangiavi, quello che respiravi, non esiste, tu sei italiano, da domani c'hai 1 anno e mezzo, vai cappuccino, bar dello sport, tifi Roma, Lazio, Inter. Un anno e mezzo il cappuccino non lo puoi bere innanzitutto. Non è così che si fa, secondo me, l'integrazione. Cioè, così strappi le persone all'identità e lì crei poi il risentimento. Perché questo qua, sto tipo qua, a un certo punto, come dicevo prima, ci ha provato, si è messo il cappellino, ha fatto il rap, ha fatto questo, ha fatto quest'altro,
Ma a un certo punto si è reso conto che quello che gli proponeva la televisione... Ma ci ha provato pure quello di Las Vegas, che aveva 61 anni ed era americano e ha ammazzato 59 persone e non è uno che ha usufruito dello ius soli americano, no? Quindi allora quello come me lo commenti? Sono le armi, siamo d'accordo che sia un sistema malato. Però non puoi tirare ogni storia al tuo mulino, capito? Perché ogni storia la devi portare al tuo mulino. Cioè, il problema è complicato. Tu l'hai portato dicendo che dobbiamo accogliere tutti, noi non dobbiamo accogliere nessuno. Allora, non c'è... Qui ci sono le telecamere, io non ho mai detto dobbiamo accogliere tutti, non l'ho mai detto, quindi ti sfido a rivedere la moviola, l'ho detto. Non accogliamo tutti e siamo contenti. Io ti ho soltanto detto che servono i corridoi umanitari e che credo che l'integrazione sia uno strumento paraculo anche per la nostra sicurezza, non una misura buonista, una misura per garantirci il futuro rispetto al terrorismo. Questo io penso, sinceramente, non dico che dobbiamo accoglierli tutti, dobbiamo accogliere quelli che siamo in grado di accogliere, dobbiamo accoglierli in una misura che sia sostenibile per il nostro paese. E questa tenuta fino adesso è sostenibile, secondo te? Sì. No. In un paese civile, sì. E dici tu che dobbiamo integrare la Germania ne ha accolti, credo, 5 volte quelle che abbiamo accolto noi, e non è un paese all'orlo del collasso, è un paese che macina PIL e che sta molto meglio di noi. Non parliamo dei paesi che sono invece in Medio Oriente, che accolgono milioni di persone. I numeri dell'Italia sono ampiamente sostenibili se avessimo un sistema di accoglienza che è ben organizzato, e su questo credo che siamo tutti d'accordo, così non è. Ma noi non siamo ben organizzati nell'accoglienza, non è un problema di numeri, è un problema di organizzazione. Però scusami Corrà, se la Germania fa il PIL perché ha fatto entrare centinaia di migliaia di persone e poi le ha messe a fare i lavori più umili pagandoli una miseria, e i disoccupati poi ti portano al 40% la Link e Alternative for Deutschland nella Germania Ovest, allora lì forse c'è un problema. La Germania fa il PIL perché c'ha le Mercedes, le BMW, che noi non siamo capaci di fare, dai, su. C'è un know-how, c'è una tecnologia, noi le sappiamo fare, ma le abbiamo smantellate in ottemperanza all'Unione Europea. E quindi non le sappiamo perché Alfa Romeo non avevano niente da invidiare. No, guarda, le Mercedes, non c'entra niente l'Europa sul fatto che noi abbiamo svenduto l'Alfa, non c'entra l'Europa, c'entra una gestione dissennata dell'industria italiana, ma su questo siamo d'accordo. Ma non diciamo che la Germania fa questo PIL perché c'ha gli schiavi. La Germania fa questo PIL perché c'ha un fior di tecnologia, fior di università, investe nella ricerca ed è un paese più avanzato tecnologicamente rispetto a noi nella ricerca. L'euro è una moneta studiata, vestita sulla Germania, quindi l'euro è stata una moneta strutturata e vestita sulla Germania per fargli fare questo balzo. Quando abbiamo iniziato con questa follia dell'euro, la situazione non era proprio questa, cioè l'Italia era anche sopra la Germania, per cui è stato tutto lì l'errore della nostra nazione. Però senza entrare a parlare di economia, magari possiamo passare al secondo. Sì, che peraltro parla della Germania alla prossima foto. Vi invito però a non mugugnare, intervenire eccetera, perché poi soprattutto chi ci segue da casa è molto fastidioso. Comunque il fatto detto da Formigli che esista, che l'immigrazione debba essere sostenibile, quindi debba essere racchiusa in una quota sostenibile. Poi ovviamente ci dividiamo sulla definizione sostenibile, però secondo me è un punto importante, perché poi sai benissimo che a sinistra non tutti la pensano così. Ma oggi non c'è più una politica dei flussi, non c'è. Sì, ma a sinistra non tutti la pensano così. Ma che me frega? Ma no, scusa, ma tu mi vuoi schiacciare? Ma io non ti voglio schiacciare. Guevara, ma che me frega a me? Della sinistra, della destra? A me io non sono catalogabile. Andiamo avanti con la foto? Sì, andiamo avanti con la foto. Alice Weidel, lesbica, ecco appunto. Sapete? Quindi c'ha anche due figli. Il fascismo è questa cosa terribile che Formigli ci ha spiegato, Casa Pound, le battaglie eccetera eccetera, per poi avere Alice Weidel. Anche voi volete ora un segretario omosessuale? No, siccome molti in Italia la vedono come la nuova frontiera di Casa Pound. Siccome molti in Italia la vedono come un punto di riferimento anche nelle persone vicine a noi, ci crea problemi questo tipo di figura, e che problemi ci crea come Casa Pound? Noi? Ma il problema principale che crea noi non è male. Il problema principale che crea il personaggio in questione è il suo passato, seppur in maniera del tutto marginale, su questo nome ricorrente nella politica europea che è la Goldman Sachs, e quindi
seppure lei ha avuto un ruolo assolutamente marginale, quando trovi un leader di partito che abbia avuto questo passaggio all'interno di quella struttura che esprime ben altri personaggi a capo dell'oligarchia europea, è sempre preoccupante. Del fatto che sia omosessuale non ce ne frega assolutamente niente, perché voglio dire, Casapound ha sempre ribadito la sua posizione sull'omosessualità, sul fatto che le coppie omosessuali debbano essere riconosciute dallo Stato e debbano avere doveri anzitutto e diritti appunto riconosciuti dallo Stato, senza però, e qui entriamo in un'altra parte un po' problematica della signora, avere la possibilità di adottare dei bambini, perché nessuno può secondo noi togliere il diritto di un bambino di avere una figura paterna e una figura materna. Da qui il giudizio sulla persona. Se poi devo parlare di Alternative for Deutschland, dico che è vago, dico che ci sono all'interno diverse posizioni, alcune molto simili a quanto dice Casapound, alcune invece liberiste, che sono contrarie esattamente a quello che dice Casapound, non sono chiari dal punto di vista economico, hanno questa marcia in più perché soffiano sul fuoco appunto dell'invasione islamica. Insomma, ci sono delle belle differenze. E non è un movimento, ripeto, che può essere assimilato a Casapound. Poi hanno tutta una loro visione, che è pure quella, no? I tedeschi, gli italiani non lavorano, si mangiano tutto, è un po', diciamo, un po' tipo la Lega trasportata nella visione tedesca, quindi non condividiamo tanto. Però insomma, se l'intento era dire dell'omosessualità, non è questo il caso. Ci piacerebbe più chiarezza appunto dal punto di vista economico, perché questi movimenti... Ma voi non avete rapporti con loro? Cioè, nel senso, a te interesserebbe avere un incontro con lei per capire se potete fare delle cose insieme? C'è un interesse... sul serio, ora, è serio nel senso... Corrado, noi possiamo... Spesso i movimenti di destra in Europa si parlano tra di loro, no? Guarda, quindi noi possiamo incontrare tutti, però... Se ti devo dire, non l'apertura mentale, che è un termine, pietà, il coraggio che c'è stato in Italia, alla fine, da parte di Casapound, di cercare di affermare un movimento politico con una radice politica così forte che si richiama, comunque sia, ci sentiamo eredi diretti di quella che è stata l'esperienza del fascismo. Qui in Italia se ne può parlare. All'estero proprio no, cioè se io vado a parlare con la signora e gli dico no, guarda, che comunque Casapound ha questa radice, pur spiegandogli tutte le differenziazioni da cui siamo partiti, abbiamo... Se l'antifascista c'è anche in loro. No, la paura di essere, cioè perché c'è uno schiacciamento sulla moderazione, che è stato un po' l'errore che ha fatto perdere anche la Le Pen e tutti quanti, secondo me, dove a un certo punto, quando tu ti trovi a giocarti l'elezione a presidente, o ti trovi a giocare qualcosa di serio, ti inizi a schiacciare su posizioni moderate, ti inizi a tirare in un angolo, inizi a dire beh, l'euro però forse sì, forse no, non lo so, vediamo, però mi tiro dentro quello spin doctor che è ben inserito negli ambienti, e lì finisci, perché i moderati, i liberisti o quello che sono i globalisti, come li chiamo io, alla fine su questi temi vincono sempre, per cui in questo caso bisogna estremizzarsi, e ho paura che questo movimento, anche piuttosto che andare verso una radicalizzazione delle idee, non nel senso cattivo del termine, ma nella concretezza di una visione politica, vada invece verso un dissolvimento che li tramuterà inevitabilmente in qualcosa di molto soft e digeribile anche dal sistema, usiamo questo termine. Quindi ecco, questo è il mio giudizio su Alternative for Deutschland. Ovviamente, non mi piacciono le posizioni di Alternative for Deutschland, né quelle, diciamo, economiche, né quelle sul tema dell'immigrazione, ma insomma... Mi colpisce la biografia complessa di questa donna, che mi dà l'idea che comunque la Germania sia una società estremamente moderna, quella tedesca, sia una società estremamente moderna che ormai rinuncia anche a cercare di comporre certe complessità e certe contraddizioni, le riassume nella persona di un leader politico, tutte, no? Quindi una persona che è contro la globalizzazione, che è protezionista, che è tradizionalista, che è per la famiglia tradizionale, che viene appunto dalle grandi banche d'affari, lesbica, ha due figli, e quindi insomma direi che la biografia di Alice Weidel ci dice quanto sia difficile ridurre a ragionamenti semplici la complessità della società in cui noi viviamo. Ecco, se c'è qualche cosa che io imputo a Simone, diciamo, e alla piattaforma di politica di Casapound, tantissime cose,
ma una è proprio questa idea che tutto possa avere una risposta semplice, che tutto possa essere ridotto, diciamo, semplificato. Invece le persone sono complicate, le esperienze sono sovrapposte, e quindi questo si chiama modernità, che si parli dei rapporti d'amore, dei rapporti sessuali, della procreazione, che si parli dell'immigrazione, dell'accoglienza. Le società, ormai viviamo in società complicate, e il vostro tentativo di semplificarle e di chiudere questo quadrato, no, in cui chi è dentro è dentro e chi è fuori, secondo me è un po' fuori dal tempo. No, ma al di là delle storie personali, l'unico quadrato che ci piacerebbe chiudere sono quelli dei confini nazionali, perché... Ma questo è un punto, no? Questo è proprio un punto dirimente. Per avere un controllo sulle persone che arrivano, per non avere persone di cui non sai chi sono, cosa non sono, cosa fanno, soprattutto cosa sono venute a fare, perché questo è il grande problema. Credimi, Corrà, quando tu dici l'integrazione possibile, poi su tutti i supermercati che giri per Roma ci trovi il povero ragazzo africano col cappelletto così che aspetta l'elemosina, tu non la stai facendo l'integrazione, stai facendo la disintegrazione, la sua e quella di chi vive qui. Sì, ma quando tu hai il 99,992% delle persone che hanno compiuto attentati, che sono nate qua, puoi anche chiudere le frontiere, che ti frega, tanto quelli sono dentro. Esatto, ma infatti noi corra... Sì, ma questo argomento che tu usi spesso significa che dovevamo chiuderle prima le frontiere, non so come... Ma sai, diciamo che la politica sul sé in passato mi sembra ormai un discorso abbastanza inutile, no? Parliamo di oggi. Comunque, giusto, insomma, il richiamo alla logica della complessità, tipo l'immigrazione è bella perché a Londra c'era il rock and roll, come hai detto tu prima. A proposito di complessità e di ragionamenti. No, c'era un cacchio di curry favoloso. Ho imparato a cucinare indiano, per esempio, a Londra, a fare i piatti indiani. Dovevi venire fantastici. A vivere all'Esquilino. Poi la cosa fantastica è che voi fate... Volete lo stato etnico, e se vi siete avete occupato un palazzo intorno c'erano tutti cinesi e bengalesi, non si capisce. Allora, ancora, su questo chiudo. Questo è stato un errore proprio storico. Chiudendo l'argomento, è chiaro che nel 2017, nel centro delle capitali di nazioni europee, visto che con 8 ore di aereo tu da qualsiasi parte del mondo puoi arrivare qui, è chiaro che nel centro si possono andare a formare delle situazioni multietniche dove... Quando sono regolate sono anche carine da vedere, quando sono sregolate, come qui in questo bellissimo quartiere che si chiama l'Esquilino, non sono neanche belle da vedere e neanche da vivere. No, ma infatti voi dovete prendere, però, occupare una sede a Vigna Clara. Un conto è il centro della città nel 2017, può avere, diciamo così, questo quadretto multietnico dove possiamo incontrare quei fantastici profumi e tutte queste cose qua. Un conto è che tutta la nazione poi diventa così. Ma tu hai mai mangiato indiano? Certo. Ah, ok. Quindi hai in qualche maniera legittimato però l'immigrazione? Ma no, perché... Simone è un fan del cinese, questo possiamo dire. L'immigrazione, allora... Ma non si fa qui l'integrazione, cioè io non sono a favore dell'immigrazione perché voglio avere sotto casa il ristorante indiano e quindi io mi possa sentire un minimo più esotico rispetto a un panorama etnico desolante. Preferisci una città dove non ci sono i ristoranti indiani o una in cui ci sono, o cinesi? Dimmi cosa preferisci. Ti ho detto adesso che nel centro delle capitali o nelle grandi città è normale che ci sia oggi una presenza di stranieri. Ma lo preferisci o no? Ti ho chiesto, ti piace di più una città dove ci sono i ristoranti etnici o dove non ci sono? Io preferisco una città dove ci siano i ristoranti che parlano della mia tradizione. Quindi della mia cultura, non vuoi della una mia città dove ci sono i ristoranti etnici? Ci possono stare tutte e due. Quindi ma non devono prevaricare. Quindi quando tu dici, papà, mi porti a mangiare l'indiano, dici no, perché l'indiano no, perché noi dobbiamo mangiare la paiata tutta la vita, capito? Ma no, ma ci siamo andati, ma non è questo, non è che tu però ti puoi sentire avanti come categoria politica perché sei andato a mangiare il pollo al curry. È questa insomma, la questione. No, perché categoria politica no, però almeno non mangio la paiata tutte le sere. Cioè, dico, ogni tanto si cambia, no? Io che vivo questo territorio, ti dico che ristoranti tradizionali che facevano la pagliata, che facevano la matriciana, hanno chiuso perché sotto la pressione della spinta dei cinesi che invece di fare... Però ti posso dire una cosa, sono rimasti quelli migliori. Sono rimasti quelli migliori e questo è uno dei vantaggi del mercato. Ma no, quelli che rimangono sono quelli migliori, no, tanti sono purtroppo morti perché la pressione dei cinesi qui in questo quartiere è stata pesante e ha cancellato una tradizione
cioè, faccio l'ultimo esempio, cartolerie di Veroli, stava lì da 700.000 anni, no? Negozi di spose. In 48 ore la cartoleria di Veroli ha abbassato la serranda, l'ha rialzata, era una friggitoria di pollo indiano che non mi porta né cultura, né esperienze gastronomiche, non mi porta a niente, è immondizia. Allora questo non serve a niente, a parer mio. Quindi questa è la dimensione di Piazza Vittorio e di chi la conosce. Il prossimo argomento è più frizzante, però, sì, come sì, vedi. Del, de... Boato. Oh. Allora, Emanuele Fiano, ovviamente non parliamo di lui come persona, che sarà sicuramente amabile, anche se non, tende a non dimostrarlo. Parliamo della sua legge in discussione alle Camere sul, su questa presunta emergenza nazifascista, eccetera, eccetera. A me piacerebbe che questa discussione si sviluppasse dando per scontata la differenza di giudizio storico che c'è tra te e noi su fascismo, antifascismo, e mi piacerebbe che non cominciassimo adesso a rinfacciarci i crimini dei partigiani con gli altri crimini, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe che si ragionasse di questa legge nell'Italia del 2017 e precisamente del fatto che serve, è una legge che ha un senso oggi reprimere le idee o addirittura l'espressione più macchiettistica di queste idee, è qualcosa che è radicato nella, nel sentire del popolo italiano, perché poi, per carità, il legislatore decide in autonomia, però voglio dire, ci sono anche dei comportamenti e delle mentalità di cui va tenuto conto. In Germania un certo tipo di mentalità ha attecchito, in Italia no, non è percepita come qualcosa di sensato. Non perché in Italia siano tutti amanti del fascismo, ma perché non, questo tipo di atteggiamento talebano è qualcosa che mi sembra che non sia radicato nella coscienza del popolo italiano. Quindi, ripeto, mi piacerebbe che si desse per scontato il fatto che a te il fascismo sta sulle scatole, noi ne abbiamo un giudizio totalmente differente. Mi piacerebbe che si affrontasse il discorso sull'Italia del 2017. Beh, intanto premetto che io ho un grandissimo rispetto per Emanuele Fiano, per la storia sua familiare, perché ha perso, credo, oltre una decina di familiari ad Auschwitz, e su questo ci dobbiamo tutti, come dire, levare il cappello e tacere, no? Quindi non facciamo, diciamo, battute su una questione del genere. Quindi è evidente che c'è una vicenda personale che è la vicenda di tante persone, perché il nazismo ha ucciso 6 milioni circa di persone e questo è incontestabile, ok? Quindi massimo rispetto per Emanuele Fiano, e devo dire che ho avuto Fiano 2 settimane fa in trasmissione a discutere di questa legge, e vedere un cialtrone qualsiasi col braccio alzato che inveiva contro Fiano dandogli dell'ebreo come se gli avesse dato del cane, no? Con un razzismo schifoso, mi ha fatto stare completamente dalla parte di Fiano in quel momento. Quindi, premesso tutto questo, quindi capisco la sensibilità enorme e capisco anche il fatto che, ripeto, in questo paese ci sono troppe ambiguità e non si è fatto abbastanza i conti con la storia. Continuo a considerarvi troppo ambigui e sfuggenti sulle questioni dirimenti del fascismo: leggi razziali, democrazia, autoritarismo, repressione della libertà di informazione e quant'altro, alleanza col nazismo, col Führer, eccetera. Al netto di tutto questo, io considero sbagliata questa legge. Considero sbagliata qualunque legge che condanni un'espressione, che condanni le parole, a meno che quelle parole non siano direttamente finalizzate alla commissione di un reato. Cioè, se io vado in televisione o vado sul web e dico: per costruire una bomba con cui dovete distruggere il Colosseo dovete fare questo, 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 questo e questo, quello non è un reato d'opinione, questo è un reato vero e proprio, insomma, è qualcosa di diverso. Ma dire che le camere a gas non sono esistite, che Hitler era il più grande politico del Novecento, che gli ebrei sono degli esseri inferiori e tutte queste cose vomitevoli, schifose, che mi vergogno a pronunciare anche solo per paradosso, secondo me non devono essere punite dal codice penale. Per questo che io ammiro gli americani in questo, quando vedo questi beoti, penosi, imbecilli del Ku Klux Klan sfilare qualche cittadina americana
coi cappucci in testa, no? E rimpiangere l'epoca dello schiavismo, mi fanno pena e ho una immensa ammirazione degli americani che sopportano tutto questo dandogli il minimo rilievo, la minima rilevanza. Credo che una democrazia matura debba arrivare a questo, a permettere che ognuno possa esprimere la più orribile delle proprie opinioni. E lo dico avendo diciamo praticato una certa coerenza in questo. Mi ricordo che quando lavoravo a Sky, io per 5 anni ho condotto una trasmissione su Sky TG24 che si chiamava Controcorrente, mandai in onda nel giorno della memoria, mandai in onda, trasmisi, avevo in diretta lo storico negazionista David Irving e mandai un servizio di Andrea Casadio in cui David Irving andava per la prima volta ad Auschwitz e faceva del macabro umorismo sulle camere a gas. Questo per dirvi che ci fu molto casino allora a Sky per questa nostra scelta in giorno di memoria di mandare in onda la tesi di un negazionista. Ma era il mio segno, la mia idea è sempre stata quella. Per quanto orribile, schifosa, vomitevole sia la tua opinione, io mi batterò sempre perché tu la possa esprimere liberamente. Però per far questo naturalmente, e quindi non credo alle sanzioni penali da questo punto di vista, però credo alle sanzioni morali. Ecco, la cosa che onestamente mi fa spavento e mi lacera, mi fa molto, diciamo, mi dà ancora dei dubbi, è il fatto che sento che in questo paese queste affermazioni non provochino sufficiente orrore, sufficiente opposizione da parte dell'opinione pubblica, cioè che ci sia una scarsa sensibilità ancora su alcuni temi. E su questo credo che tutti quanti dobbiamo, diciamo, cercare di fare il nostro sforzo perché questa sensibilità sia maggiore, perché i conti con la storia, ripeto, la quarta o quinta volta che lo dico, vengano fatti definitivamente e si dica una volta per tutti, per tutte, che c'è una parte giusta e una parte sbagliata. Mi dispiace, ma è così. Lo so che voi non lo pensate, ma c'è una parte giusta e una parte sbagliata. E a questa cosa bisogna arrivarci una volta per tutte, per Dio, in questo paese. Dopodiché io sono contrario ai reati di opinione e anche alla legge Fiano. Lo dico, l'ho detto ad Emanuele Fiano, e lo dico con immenso rispetto verso di lui, che è un politico per bene, è una persona che ci crede, è una persona in buona fede, e capisco, diciamo, la terribile vicenda che lo ha colpito. Sì, vabbè, sulla legge Fiano ci siamo espressi, penso, in tutte, cioè io anche personalmente diverse volte e forse anche l'altra volta con Mentana. La questione della legge Fiano è che mentre si dice che si vuole evitare il portafoglio con Mussolini, il posacenere col Duce, le ciabatte con Mussolini, che forse anche noi saremmo assolutamente favorevoli ad eliminare, non ce l'hai te, le parannanze con la faccia di Dai, Mussolini. Ce l'hai, le no, Mussolini. Non ce l'abbiamo queste cose perché ci hanno sempre fatto abbastanza schifo, usiamo questo termine, perché voglio dire, cioè, lo potrebbe comprare un antifascista un posacenere con la faccia di Mussolini per spegnerci sopra le sigarette, no? Non c'è troppo rispetto. Uno che c'ha il invece quella un'altra visione. Detto questo, Fiano dietro questa operazione si fa qualcosa di diverso, perché nonostante lui abbia detto certo non andremo ad abbattere i monumenti, non faremo questo, non faremo quest'altro, ci si parla del discorso del depotenziamento, si inizia a parlare di andare a sbianchettare l'obelisco con scritto Mussolini, si parla di andare a depotenziare i monumenti mettendoci sopra delle frasi, come viene già fatto fra l'altro poi a Bolzano e in diverse altre città d'Italia, cercando di cancellare quella che è una parte fondamentale della storia d'Italia, cioè 20 anni in cui comunque sia, ripeto, è stato costruito il 90% delle strutture pubbliche che vediamo in giro per l'Italia e sono state costruite dal fascismo. Per cui c'è un intento dietro a questa legge che poi è anche di andare a perseguire gli oppositori politici, perché magari si parte da chi scrive cose aberranti mette delle immagini aberranti su internet, ma poi si rischia di andare a colpire l'avversario politico, perché è un precedente che ci sia un reato d'opinione in Italia, è un precedente pericoloso, perché poi ci si può muovere dall'ambito della legge italiana. Si arriva a Facebook, si arriva a Facebook, che l'altro giorno ha messo in campo 1000 controllori, una multinazionale privata di un tal signore che abita dall'altra parte dell'oceano, mette in campo
1000 persone per controllare pedissequamente cosa viene scritto e cosa non viene scritto sul suo social network, che ormai ha acquisito, secondo me, una funzione che è pubblica, avendo milioni di iscritti in Italia, e lui però si mette in testa che a un certo punto lui decide cosa si può dire o cosa non si può dire sul suo social network. Già adesso, se tu vai a registrare qualsiasi indirizzo Facebook / e provi a scrivere Nazione, tu Nazione non lo puoi scrivere, cioè la desinenza Nazione non è utilizzabile già su Facebook. Quindi chi ha uno strumento così potente in mano si permette di andare a unire un fiano con il proprietario di Facebook o il proprietario di Twitter, ci può fare veramente, come dici, tornare indietro di 180 anni, perché poi alla fine... No, di 180 anni, al tempo del fascismo. No. No, scusa, ti voglio dire, io c'è una un'ottima, diciamo, convergenza su questo punto, ma mi piace che tu in questo momento hai questo appello accorato, diciamo, alla libertà, alla democrazia contro ogni tipo di censura. È quello che avveniva nel fascismo, no, regolarmente, allora, insomma, quindi... Corrado, nel fascismo, permettimi, parliamo di fascismo. Nel fascismo quello che era proibito era esprimere posizioni o idee contro la nazione e contro lo Stato, per cui all'interno del fascismo trovavi tutte le sfumature, da i praticamente quasi comunisti all'Alberto Ricci ai Farinacci, che invece erano su posizioni completamente avverse. C'era un dibattito culturale. Sì, lo Stato della Nazione, però, diciamo, si riassumeva in un'unica persona, che era il Duce. Sì, quindi però non potevi criticare il Duce. Era uno Stato totalitario, non è che non potevi criticare il Duce, c'erano anche vignette che giravano. Era uno Stato totalitario, permetti, ma all'interno di questo Stato totalitario c'era un'espressione che tu oggi te la sogni rispetto a quello che è il panorama politico nazionale. Io credo che questo sia sbagliato e sia un'assurdità, perché non sono d'accordo e non esageriamo con queste posizioni, perché io credo che invece su questa questione non ci sia neanche da fare paragoni. Oggi viviamo in una democrazia, durante il fascismo non c'era la democrazia, c'era il totalitarismo, l'hai detto tu. Io preferisco la democrazia in cui viviamo oggi al totalitarismo del fascismo, quindi non ci sono neanche paragoni. Se la democrazia però vuol dire che l'informazione la può fare solo il grande capitale o i governi, allora non andiamo da nessuna parte, perché non c'è nessuna libertà. Ci sono 7 telegiornali, uno è il vostro, di caro editore, ce ne sono 3 che sono in mano al governo e ce ne sono 3 che sono in mano a Berlusconi. Allora dimmi se questa è una libertà di informazione. Mi sembra, ma non il giudizio di tanti è che si vada sempre a senso unico, da dagli altri, sempre nella stessa direzione, che è quella del globalismo esasperato e spinto. Bene, non c'è possibilità di replica. Io credo che questa cosa vi renda poco credibili come forza politica. Sostenere che oggi viviamo in una dittatura dell'informazione vi rende poco credibili come forza politica. Noi vogliamo politica. Più libertà di informazione, non vogliamo meno libertà. La libertà vogliamo non più è libertà. Mai abbastanza. Pluralismo, la libertà, per tutti. La libertà non per è tutti. Mai abbastanza, e te lo dice uno che ha perso il posto di lavoro dopo l'editto bulgaro di Berlusconi. Perché io ero un dipendente della RAI e sono stato costretto a licenziarmi dopo 2 anni di mobbing, perché ci avevano chiuso il programma in cui io lavoravo e mi sono licenziato dalla RAI perché non mi facevano più lavorare. Quindi gli interventi del governo sulla televisione li conosco perfettamente e li ho provati sulla mia pelle, ma tra questo e dire che oggi non c'è democrazia nel paese, nell'informazione, mi sembra che ci sia veramente un'analisi completamente sbagliata e non condivisibile. Non facciamo, ti prego paragoni, hai detto tu all'inizio, lasciamo perdere il fascismo, ecco, lasciamolo perdere il fascismo. Mio nonno era antifascista, mio padre era antifascista, io sono antifascista. Per me il fascismo è il male, ok? Ha fatto anche delle cose positive, anche un cretino non si accorgerebbe che, insomma, sono molto più belle le case fatte dal fascismo di quelle fatte a Roma nel 1970, ma questo non fa del fascismo qualcosa di positivo, capisci? Quando manca la democrazia, manca la libertà e il rispetto delle minoranze, ci sono le leggi razziali, questo per me è la pietra tombale sul fascismo. Vabbè, allora, le leggi razziali americane sono la pietra tombale sulla democrazia, non ne parliamo più e facciamo un passo avanti. Sì, peccato che il sistema americano ha avuto la forza di autoriformarsi, invece per far fuori il Duce c'è voluta la seconda guerra mondiale con quanti milioni di morti, aspetta un po', perché il fascismo si è abbastanza autoriformato, perché Mussolini è stato sfiduciato al Gran Consiglio, è andato a presentare dimissioni dal re e si è dimesso questo grande dittatore, capito? Si è dimesso. Quindi... Le leggi razziali erano in vigore. Hitler è stato accolto come un grande liberatore. Andate sulle ceneri di Treblinka. C'eravate quasi riusciti. Non me ne frega niente della storia. Sull'attualità, c'eravate quasi riusciti. Parliamo di oggi. Eccoci. Un'altra foto, la penultima. Ci rilassiamo e poi c'è un'ultima ancora dopo di questa. Quindi ci stiamo avviando alla conclusione.
argomento sicuramente più leggero, anche se comunque. Allora, Simone, questa è la foto della centrodestra riunito, sovranisti, non sovranisti, meno sovranisti, popolari. E qual è la posizione di Casa Pound rispetto a questa foto? Cioè, c'è uno strapuntino anche per Casa Pound da qualche parte o è altrove? No, credo che questa foto sia stata fatta proprio quando c'è stato lo strappo definitivo con il percorso che abbiamo iniziato con Salvini all'epoca appunto di Piazza Pulita, quindi a un certo punto la Lega e Matteo Salvini hanno deciso di tornare in braccio a Silvio Berlusconi e si è interrotto un rapporto che era stato costruito con le migliori intenzioni, cioè quello di formare un fronte sovranista che potesse ambire nelle elezioni del 2018 addirittura a vincerle queste elezioni, mentre invece c'è ovviamente una parte della Lega Nord e forse a questo punto anche lo stesso Salvini che continua a spingerlo in braccio a Silvio Berlusconi. Non è un problema la persona Silvio Berlusconi in sé, è un problema quello che esprime Silvio Berlusconi oggi, che è una posizione antitetica a quella che ha fatto la fortuna della Lega negli ultimi due anni, no? Cioè abbiamo avuto un Salvini andare in televisione tutti i giorni, no euro, dobbiamo uscire dall'Europa, i nostri, quelli ci misurano le vongole, ci misurano le zucchine e così via, e poi dimetti con Silvio Berlusconi che sta a piedi pari nel Partito Popolare Europeo, che vuole mantenere l'euro, che vuole mettere addirittura la bandiera dell'Unione Europea nel simbolo, pensi di poter uscire dall'euro in un governo in cui ci sarà magari un Brunetta ministro dell'economia, quindi siamo alla farsa totale, e noi a questa farsa non abbiamo voluto partecipare. Noi continuiamo a dire che vogliamo il fronte sovranista, perché attenzione, se Casa Pound supererà il 3%, io penso che lo supererà ed entrerà in Parlamento, qualora questi tre riescono a fare un governo e ci presentano alla Camera un progetto di legge per uscire dall'euro, per andare verso la sovranità, per fare qualsiasi delle cose che fino adesso hanno detto in televisione da mattina a sera, ma il nostro voto c'è senza dubbio. Ma io penso che queste tre persone non sono in grado né di formare un governo, né tantomeno ci sarà nessun governo alle prossime elezioni, perché la legge elettorale attuale, che ormai è arrivata a scadenza per essere modificata e non verrà modificata, è stata costruita apposta per avere l'ennesimo governo tecnico. Questi voteranno, voteremo tutti quanti nel 2018, nessuno vincerà, non ci sarà la possibilità di formare un governo, cose già sentite nel 2013, facciamo un governo tecnico solo per fare la legge elettorale, così come doveva essere il governo Letta, no? Si è seduto lì dicendo faremo la legge elettorale e andremo a votare, sono passati 5 anni, ci siamo beccati Letta, Renzi, ci siamo beccati tutto quello che ci siamo beccati e andiamo esattamente in quella direzione, però questi continuano a parlarci di centrodestra, anche se la legge elettorale non prevede coalizione e alleanze, per cui noi da queste vicende vogliamo stare completamente fuori. È vero, abbiamo fatto un percorso, qui c'è pure Giorgia Meloni che teoricamente dovrebbe venire dallo stesso percorso, filone, bla bla bla, noi non ci riconosciamo in niente di tutto questo, però continuiamo a spingere affinché forse il Matteo Salvini abbandoni Silvio Berlusconi, perché quando il sottoscritto è andato a parlare a Piazza del Popolo, l'idea, e quello non lo pensavo solo io, penso che lo pensavano in tanti che ascoltavano Salvini tutte le sere in tutte le trasmissioni, perché lui ci sta davvero tutte le sere, che a un certo punto lui avrebbe spezzato la Lega, avrebbe abbandonato l'idea dell'indipendenza da Padania, avrebbe preso almeno una volta in mano quel tricolore che noi amiamo. No, cioè io il tricolore in mano a Salvini non l'ho mai visto, non lo vedo mai nelle manifestazioni della Lega, e va bene, ma non lo vedo neanche nelle manifestazioni di noi con Salvini, non lo vedo manco quando Salvini va in Puglia, stanno sempre lì con quelle bandierine azzurre, ma un tricolore non l'ho visto mai. Allora noi abbiamo smesso di fidarci di questa vicenda qui, capiamo che tanti elettori pensino che queste persone possano formare un governo sovranista, se lo faranno avranno i nostri voti, se lo faranno in Parlamento avranno i nostri voti, ma noi vi diciamo non vi fidate, non date una carta bianca a queste persone, se volete spostare l'asse della politica italiana in una direzione sovranista mandate in Parlamento 13, 14, 15 ragazzi di Casa Pound che possono fare la differenza rispetto a quanto visto fino ad oggi. No, io non entro nelle dinamiche, diciamo, interne, faccio giornalista in questo, mi piacerebbe una domanda, perché certo. A un certo punto c'è stata appunto un'alleanza tra Salvini e voi, no? Simone Di Stefano ha parlato sul palco di, cos'era, Piazza del Popolo? Piazza del Popolo. Abbiamo fatto pure un incontro qui al Brancaccio, tutti quanti insieme. Ma poi che cosa è successo? Perché a un certo punto Salvini si è allontanato e si è rotta questo sodalizio? Perché...
anche lì ha pesato un po' il tema dell'antifascismo, dei vostri legami col passato, o che cosa è successo? No, guarda, io ricordo che Salvini tutte le sere regolarmente ne ha messo sulla poltrona e Casapound, siete amici di Casapound, alleati di Casapound, cioè continuamente. Lui ha anche tenuto in qualche maniera a un certo punto botta, come si dice a Roma, su questa vicenda. È successo che una parte consistente della Lega Nord, all'epoca Salvini non era ancora segretario, cioè era segretario perché era stato nominato ma non aveva vinto un congresso nella realtà dei fatti, una parte consistente della Lega Nord lo doveva assolutamente sganciare da Casapound e riportare in braccio a Silvio Berlusconi. Perché? Perché Silvio Berlusconi tiene in mano la Lombardia e il Veneto, che sono gli unici veri interessi, ahimè, di larga parte della dirigenza della Lega Nord, e per cui con Silvio Berlusconi si deve stare. Cosa è successo? Tutti quanti ci aspettavamo, mo Salvini fa il congresso, vince il congresso per acclamazione, manda a quel paese i vari Zai, cioè li rimette al proprio posto, i vari Zai, i vari Maroni, i vari Pini, i vari Giorgetti, tutta questa gente che ruota attorno alla Lega, e farà il suo movimento nazionale e dirà finalmente forza, allora tutti uniti per la sovranità italiana. Invece lui ha vinto il suo congresso in maniera plebiscitaria, e col cavolo che ha fatto questa cosa. E allora è finita completamente la fiducia rispetto a un progetto politico che non è mai nato. Siete più vicini alla Meloni? No, vabbè, la Meloni, scusami, la Meloni vuole fare semplicemente il ministro di un qualsiasi governo di centro X, quindi non penso che abbia delle istanze sovraniste o altre cose. Noi oggi non siamo vicini a nessuno, vogliamo andare in Parlamento da soli e poi da lì decidere cosa votare, cosa non votare, se questi veramente faranno un governo. Ma io ti ripeto ancora, le elezioni non le vince nessuno, questa legge elettorale non farà formare nessun governo, si farà il governo tecnico per fare la legge elettorale e durerà 5 anni, si rimetteranno insieme Berlusconi e il PD come hanno fatto già in precedenza, come hanno fatto sostenendo il signor Mario Monti, perché un'altra grande cosa che ci siamo tutti quanti scordati è che Forza Italia, PDL e Partito Democratico hanno tenuto in piedi quello che è stato il dittatore mandato dall'Unione Europea, o almeno quello che ha fatto il colpo di Stato, lo dice Berlusconi, però poi l'ha sostenuto, quindi il golpista mandato dall'Unione Europea. Chi è il dittatore? Monti. Il golpista mandato dall'Unione Europea. Ma voi ci avete idee confuse sui dittatori, però. Berlusconi dice che quello è il golpista, beh scusami, però uno che lo prende il Napolitano, lo fa diventare senatore a vita e 5 giorni dopo lo nomina Presidente del Consiglio. La Costituzione italiana lo permette. La Costituzione italiana lo permette, tutto quello che vuoi. Finché non la cambi, però consentimi che non è proprio espressione della volontà popolare, no? Tant'è vero che poi questi regolarmente, i presidenti dei governi tecnici, quando si ricandidano prendono lo 0,4, Monti ha preso il 10, no, va bene, però Simone, io mi ricordo addirittura, diciamo, dalla propaganda, io mi ricordo lui, di tutti avremmo preferito votare, ma non è permesso dalla Costituzione italiana, insomma, non è che siccome non si è votato siamo in dittatura, questo io lo contesto. Beh, tanti italiani pensano invece che avrebbero preferito poter votare e non scegliere Mario Monti, sì, e le sue folli politiche che hanno portato. Sì, ma per carità, gli errori di Monti li conosciamo bene, ma la dittatura è un'altra cosa, ecco, tutto qua. Non mi sembra che ci siano state persone che sono andate a cercare di liberare il paese dal dittatore o questo grande moto di insurrezione contro la dittatura. No, tu hai, guarda, il discorso è questo: lui è stato dipinto come un golpista ed è stato dipinto come un golpista da Silvio Berlusconi, che poi lo ha sostenuto il giorno dopo. Beh, ma non è che Berlusconi è il verbo, è la Bibbia. Silvio Berlusconi glielo deva perché ha perso il posto e poi è arrivato Monti. Silvio Berlusconi aveva fatto dei bei danni all'economia del paese, alla situazione del paese era drammatica, avevamo quasi 600 di spread. Lo so che è sempre il complotto, secondo voi, non è complotto, di non si sa chi, globalista, eccetera. La Germania ha messo tot miliardi di euro sul mercato dal giorno alla mattina. Vabbè, però non è che siccome Berlusconi ha detto che è un dittatore, Monti è un dittatore. No, Berlusconi non l'ha mai detto, ho detto io così per sbaglio. Che è un golpe, ha detto che è un golpe, quindi è un golpista. Insomma. A proposito di cose, e andiamo all'ultima foto, quindi insomma ve li riassate, a proposito di cose non permesse dalla Costituzione ma spagnola, l'ultima domanda che faccio a entrambi è ovviamente sulla questione catalana, che insomma distante da noi, ma fino a un certo punto abbiamo appena parlato di Salvini, secessionismo, eccetera, insomma può costituire un precedente importante. Sappiamo che in Italia molti stanno sostenendo le velleità secessioniste catalane, magari anche per quella visione anche un po' romantica della politica che prima
Formigli citava a proposito di Londra e che immagino si possa citare anche a proposito di Barcellona, soprattutto se uno è di sinistra e sappiamo che lì c'è una memoria molto forte antifranchista e tutto quello che vogliamo, però come la mettiamo? Inizia Formigli e poi risponde Simone. Ma il fatto a me mi preoccupa molto, intanto secondo me è stato proprio una prova di cattiva politica, diciamo che c'è qualcosa di consolatorio per noi italiani abituati a una pessima politica nel vedere come la pessima politica non sia soltanto un fatto di casa nostra. Mi pare che Rajoy abbia gestito malissimo la crisi, abbia fatto diciamo muro contro muro quando probabilmente avrebbe potuto evitarlo, probabilmente farli votare e sarebbe stato meglio che caricarli diciamo con la Polizia Nazionale ai fini diciamo del risultato. E quindi mi pare che i protagonisti di questa vicenda abbiano gestito male tutto questo passaggio. Detto questo, a me preoccupa molto l'idea che oggi i rappresentanti delle regioni più ricche decidono di andarsene perché loro sono più ricchi, andranno sotto l'ombrello dell'Europa e lasciano i paesi più poveri ai loro problemi. Mi sembra che sia che ci troviamo di fronte a una logica di egoismo distruttivo, quindi io spero che la crisi si ricomponga. Non sono un grande fan dei secessionisti e dei nazionalisti, ovunque siano. Penso all'opposto, sogno diciamo gli Stati Uniti d'Europa, quindi figuriamoci quanto mi può fare simpatia. Sono anche per le autonomie, naturalmente, quindi credo che la Catalogna abbia diritto di lottare per maggiori autonomie, ma mi fa paura questa logica di egoismo e mi fa paura questa politica un po' da apprendisti stregoni, da persone che sembrano non essere abituate a gestire questioni così complesse. Quindi la situazione mi preoccupa molto, ma istintivamente io non sto con gli indipendentisti. Penso che la soluzione debba essere trovata all'interno degli stati dello Stato nazionale spagnolo. Bene, neanche noi stiamo con gli indipendentisti e diamo una lettura diversa rispetto a ciò che succede tanto lì quanto anche in Italia o nel resto di altre nazioni d'Europa. Questa spinta disgregatrice è nei fatti il risultato delle politiche appunto dell'Unione Europea, che tendono a distruggere gli stati nazionali per creare una sovrastruttura che tu chiami gli Stati Uniti d'Europa, nei fatti azzerando quella che è la manovra, la possibilità di manovra di un qualsiasi governo, quindi pareggio di bilancio in Costituzione, impossibilità di gestire la propria moneta perché la stampa un'altra banca centrale che sta da un'altra parte, quindi disarticolato lo Stato in questo senso, lo Stato non può più offrire servizi al cittadino, per offrire questi servizi è costretto o a indebitarsi sul mercato estero o a tartassare i cittadini andando a mettere le mani in tasca e facendo arrivare pressione fiscale come in Italia, poi magari nel resto d'Europa no, ma in Italia fino al 60%, il cittadino si sente abbandonato dallo Stato, che è incapace di offrire servizi, inizia a chiedere due cose, le privatizzazioni, perché quando non mi funziona più niente intorno, quando vado in un ospedale e devo aspettare 20 anni per fare la TAC e pagarla quanto il privato, alla fine comincio a pensare sì, forse sto sistema sanitario nazionale è meglio buttarlo al secchio e facciamone uno privato. Comincia a vedere che non ha più la difesa per strada perché lo Stato non c'ha più soldi manco per mettere la benzina nelle macchine delle volanti della polizia. Insomma, inizi a sentirti abbandonato, inizi a sentirti vessato ed ecco che nelle regioni più periferiche e lontane dal centro politico si inizia a creare quella pulsione dicendo ma perché io devo stare con il resto della nazione, io che sto ricco, come dici te, anche l'egoismo, io che sto pieno di soldi, perché io devo stare agganciato agli altri? E iniziano queste spinte disgregatrici che non ci sono solo, ci sono un po' in tutte le nazioni europee, forse meno in Germania stranamente, però secondo me è un risultato di una politica europea, c'è cioè una visione ben meno precisa. Meno in Germania perché c'è un federalismo molto spinto, per cui quella è la strada secondo me, no? Sì, ma lì non è messo, nessuno mette in discussione ovviamente di abbandonare lo Stato anzi tedesco. Lì sono riusciti a unificare due Stati diciamo in una maniera miracolosa, no? Senza...
inizia un po' anche lì ad avere dei problemi, perché hai visto il risultato in Germania Est delle elezioni politiche, però quello che c'è da dire è principalmente questo, che noi riteniamo che queste spinte siano, non dico un disegno preciso, ma la conseguenza di una visione globalista che vuole arrivare agli Stati Uniti d'Europa e poi agli Stati Uniti del mondo, dove saremo tutti amici, tutti fratelli, una visione fantastica come Londra negli anni 70, che era tutta così colorata. No, ma a me mi piace questa tua idea che noi adesso mettiamo a Maratea un bel muro, circondiamo tutta la costa italiana di bei muri, belli alti, ci mettiamo le torrette e ci difendiamo dagli egiziani. Mi sembra per concludere sulla questione dell'autodeterminazione dei popoli, ahimè. Quello che voglio dire è che se tu ti vuoi sganciare da una nazione, o lo fai in accordo con quella nazione o lo fai in una maniera più decisa, perché farlo così, con i buoni sentimenti, con i canti, gli applausi, le ragazzine fuori i seggi, poi trascinate via dalla polizia, non mi sembra la maniera più corretta per arrivare al risultato che vuoi ottenere. Semplicemente a un certo punto si scontrano due volontà, che sono quella dello Stato spagnolo di rimanere integro e quella dei catalani di andarsene. Chi vince? Chi è più armato? Chi vince? Chi è più forte? Perché ahimè non esiste nessun'altra possibilità oggi di guadagnarsi la propria libertà, la propria indipendenza, se non forzando la mano, secondo me. Altrimenti puoi sì ottenerla, ma diventi uno Stato fantoccio nelle mani delle nazioni che ti circondano. Cioè diventi San Marino, diventi il Vaticano, diventi altre cose. E quindi i catalani dovrebbero, se vogliono veramente conquistare l'indipendenza, essere un po' più determinati rispetto a quanto abbiamo visto fino adesso. Ma io non sono per l'indipendenza di nessuno, né del Veneto, né della Catalogna, né di nessun'altra regione. Se i veneti se ne vanno, hanno ragione ad essere incazzati, hanno ragione a tutto quello che... tutte le istanze sono sacrosante, perché quando c'è questa pressione fiscale, quando non vedi servizi, sono tutte sacrosante, ma il giorno che il Veneto dichiara la secessione dall'Italia, puoi star sicuro che io sarò a sud del Po col fucile dietro la schiena, col tricolore, insieme a tanti altri ragazzi di Casa Pound, a fare la guerra con Zonin e con gli altri veneti, la guerra a Zaia, a Zaia e tutti gli altri. Ma credo proprio che fortunatamente questo non succederà, ecco. Allora, siamo arrivati alla fine, è stata lunga, credo che sia stata però anche proficua, non per far cambiare idea a qualcuno dei due contendenti, che non credo abbia cambiato idea, ma è stato sicuramente un bel confronto. Ci spiace che l'antifascismo militante non abbia fatto striscioni contro Formigli. Sono veramente avvilito. Se vuoi li facciamo noi adesso uscendo. Me ne fate uno finto. Lo facciamo noi. Almeno anche faccio vero, uno, anche uno vero, con Mentana, capito? Me ne fate uno anche a me. Quindi ringrazio Corrado Formigli, ringrazio Simone Di Stefano, ringrazio tutti voi. Grazie. Grazie.